Ti servono crediti? Non sai dove acquistarli? Tony Turbo può aiutarti. FIFACoin.com e con il codice Tony risparmierai anche il 5%. In questo momento crediti ultra scontati. Passate dal primo link in descrizione. Ma buonasera, ragazzuoli belli! Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti in questa nuova live streaming oggi, ragazzi. Non ci siamo regolati, non ci siamo regolati, non ci siamo veramente regolati, ci siamo veramente superati. Lo voglio dire, io e i miei family bomberi ci siamo superati perché. En esa noche bailando recuerdo facciamo pack opening. Oggi ragazzi, mega pack opening da 26.000 FIFA point. Non vi ci abituate troppo perché lo sapete che zio Tony è povero come la merda, quindi no, Tony, non dire parolacce, ok? Non dico parolacce, pardon, però sapete che sono molto povero, quindi non abituatevi a troppi sfarzi. Diciamo che per fine mese questi qua li ho sottratti in Equitalia, quindi siamo tutti contenti. Un bacione a Michele Morningstar, a tutti gli abbonati, a tutti voi che state qui. Ciao Francesco Borrelli, ciao Davide Volpicelli, ciao Loritubo, ciao Sabino, ciao Maricardi, eccoci qua. Ciao Daniele, sì, l'ho vista, l'abbiamo messa pure. Buonasera Tony, come si frisco, ma la ringrazio Sor Vincenzo. Ti ringrazio tutto perché anche stasera mi farei strappare un sogno nello stare la giornata più brutta della mia vita oggi. Anzi, mi dispiace. Speriamo che ci riesca. E intanto Sabino con lo stemma a 2 anni. Tieni, tieni. È un modo po' attigià, Sabì. Ce l'hai solo tu. La effettivamente siete in 2-3 ad avere lo stemma abbonati da 2 anni. Quindi tanta, tanta roba. Tony, perché non aspetti il secondo team per spacchettare? Perché in realtà è uscito il nuovo team of the week e poi perché pure spacchetterò un po' al secondo team. Però ragazzi, era semplicemente per fare qualcosa di. Io lo volevo fare soprattutto per fare qualche pick in più. Tra l'altro, ho giocato con Vidal. Mi sono fatto un po' di rivals. E ho fatto un po' di partite con Vidal. Bello sto giocatore, comunque. Tanta, tanta roba. Diciamo che, sinceramente, in squadra non avrei tanta voglia di cambiare qualcosa. Sinceramente. Però, mai dire mai. In realtà vorrei fare un po' di crediti per poter provare magari a prendere o un altro attaccante al posto di Eto'o, non lo so, o qualche altra cosa, non lo so, voglio fare un po' di roba. Alla fine la squadra ce l'ho, mi piace in questo momento, questo Mario Hermoso mi sta dando grandi soddisfazioni, un ottimo difensore centrale che consiglio a tutti se lo volete, un difensore centrale di Liga che ha un buon costo e una buona qualità, perché alla fine io l'ho pagato, cioè questo qua costa in questo momento sulle 140.000, 150.000 crediti, 150k, ragazzi, un difensore fa veramente il suo molto 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 buono. E quindi niente, Cantona sto imparando a usarlo, molto forte anche Cantona, non c'è bisogno di dirlo, però lo dico. Molto forte Cantona, quindi ci sta. Dai, luci della sede se fai vedere. Lo so, la dovrei accendere, però il problema è che c'ho la USB troppo lontano da qua. Allora, Eto'o Prime Moment. Quanto costerebbe Eto'o Prime Moment? No, questo tizio, c'è un Eto'o, ma manco Prime Moment, Prime, fammi vedere tu. Allora, il Prime quanto costa? 2 milioni, accettabilissimo, 2 milioni comunque. Il Prime Moment 10, ovviamente, no? Sicuro, 10. No. No, 3,5. Pensavo che era molto, 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 molto di più, lo sapete? 3,5. Ma, lascia sta. Non dico, oh, metti che stasera ci esce. Che c'è stato il Team of the Week? Andiamo a vedere un attimo nel Team of the Week. Ah no, in notizie ci sta. Notizie. Andiamo a vedere un attimo nelle versioni oggetti. Voglio andare a vedere un secondo il Team of the Week, se carica. Ecco, quando carica, andiamo a vedere. Anzi, per fortuna che questa console qua, no? Dovrebbe essere più veloce. Oh! Come si fa ad andare nella squadra del. Usciva la laterale!
Hanno messo solo le ultime SBC disponibili. Non me li fa vedere così. Vabbè, a cagare. Volevo andare nella squadra, capito? Di Modric. Vabbè, comunque c'è Kimmich, Aubameyang, Chiellini, Dembélé, ci stanno Davis 84, ci stanno gli IF che costano, lascia perdere. Quindi possiamo prendere un bel po' di cose, un bel po' di cose. Eusebio in banca, si può vedere, ma Eusebio Mid è quello meno forte degli Eusebio, cioè io ho l'Eusebio meno forte di tutti. Allora ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, dai, che voglio iniziare a spacchettare, però voglio un po' di entusiasmo, quindi lasciate un bel like, così entriamo nei consigliadis, e iniziamo. Allora, ok. Tony, perché giochi con Eto'o? Lo preferisce Eusebio? Sì, lo preferisco Eusebio, guarda che Eto'o è una bomba. Allora, io direi di fare una cosa, prima di iniziare andiamoci a vedere un attimo le sfide creazioni rosa che sono uscite oggi. Oggi è uscito Marcolino Royce, bel giocatore sicuramente, ma 5 mosse abilità, 4 piede debole, tanta roba assolutamente da fare perché è una Bundesliga, guardate quante cazzo di caratteristiche c'ha, tanta roba da fare, da mettere comunque come COC o no, come ATT non ce lo vedrei, però come COC ce lo vedo. Allora, questa è la seconda sfida giornaliera. Qua che bisogna fare: giocatori della stessa nazione, regione, massimo 7 su una sfida dove puoi mettere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, giocatori dello stesso club, minimo 2, giocatori rari, minimo 2, campionati, minimo 2. Vabbè. Facciamo così, eh. Allora, Serie A 1. No, fai così. Che palle che no. Ah, ce ne tengo pochi di giocatori. Allora, aspetta, fammi fare così. Non andiamo nei top campionati, ma andiamo nei campionati minori, che ne tengo un botto di argentoni e cose così. Tipo, per esempio, Superliga Turca, vedi? Allora, quante ne tengo? Ah. I tre difensori turchi, 1, 2 e 3. Stai troppo bello. Poi di qua facciamo una sco una no, Giappone. Ah, questa è la squadra di Iniesta, così mi ricordo il coso. Vedete se ce ne tengo uno della squadra di Iniesta. Eccolo qua all'esterno, perfetto. Così ho messo tutti i giocatori. Ok, sfida fatta. Non ci voleva niente a fare questa sfida. Allora, è vero, Tony, si sente un po' basso. Ah, ok, aspetta, così mi dovresti sentire leggermente più alto. Forse un po' il microfono lo devo avvicinare, non lo so. Un piacere passare un grande dirette, sei un grande. Grazie, Antonio, grazie mille. Allora, quindi sfida questa qua fatta, sfida 2, poi non è uscito nulla di nuovo. Ok, dai. Allora, tra l'altro ragazzi, queste sono le sfide che riscattate negli obiettivi, quindi fatevele perché tanto le riscattate pure poi negli obiettivi e alla fine delle quattro sfide vi danno pure un pacco mega, quindi tanta roba. Che ho fatto qua, progressi stagione, ok. Ah, che bello. Ah, che bello. Ah, che bello, ah, che bello, ah, che bello. Don, ieri Luna, mentre mangiavo, mi è arrivata la maglia che ordinavo su calcio 2021. Olè! Taggami su Instagram se ti va. Allora, mi dai crediti? Non ho niente. No, li puoi comprare su fifacoin.com a prezzi bassissimissimissimissimi. Molto bassissimi. Ieri mentre... Buonasera, ciao Giuseppe. Allora, che abbiamo trovato qua? Non ho visto mai se era workout. Ovviamente no. Ovviamente no. Quando verrà annunciato il vincitore del contest? A mezzanotte, ragazzi. A mezzanotte finisce il contest. Avete le ultime 3 ore per partecipare. Se vi interessa, c'è il link bloccato in alto per partecipare al concorso a premi. Ci partecipate gratuitamente e potete vincere un gioco, un FIFA Point, gift card, quello che decidete voi al momento che cliccate su partecipa. Scegliete un prodotto, cliccate su partecipa. Se vincete voi, vincete quel prodotto che avete scelto. Ed è facilissimo vincere, ragazzi. Cioè, nel senso che è un'estrazione a premi, quindi. Che vi costa? Ciao Duman, ciao Oxil, bella Sabbi. Allora, dai, partiamo subito. Dato che siamo in pochi, iniziamo con i pacchi da 3,50. Così ci manteniamo un attimo calmi e
e iniziamo un po' alla volta. Dai, voi intanto lasciate un bel pollicione in su, se siete nuovi iscrivetevi al canale. Tra l'altro avete visto il video di oggi, il video delle 100 player pick con la intro devastante, video spettacolare. Tra l'altro domani uscirà un video informativo molto interessante, che praticamente, ragazzi, sarà il video dove spiego la storia del momentum. Quindi se vi può interessare, domani non ve lo perdete, il video di domani, che è una cosa molto interessante secondo me per chi gioca a FIFA. A mezzanotte arriva direttamente l'email. A mezzanotte, se vai sul link del contest, c'è scritto il nome del vincitore, e al vincitore gli è arrivata l'email a mezzanotte. I 50 pick, neanche un foot birdie. Ah, mi dispiace. Io invece ieri sono stato un po' più fortunato, perché tre li ho trovati, tre foot birdie. Ho trovato Perisic, quello 85 della Bundesliga, il coreano, e ho trovato Hermoso, doppione, che poi l'ho switchato, me lo sono venduto. Ti ho messo like, Agüero a Napoli, magari il Kun a Napoli, magari, ma non credo che Agüero verrebbe a Napoli, magari, comunque, non mi dispiacerebbe. Che contest? Il contest che trovi nel messaggio bloccato in alto sulla chat del mio... del sito che io sponsorizzo, di cui sono partner, Instant Gaming. Vedete che in questo momento sta proprio nella casella giù, Instant Gaming, ecco, di quel sito là. Allora, Perisic e Hermoso, olè, forza Napoli. Allora, questi pacchetti qua c'hanno, vabbè, la possibilità meno dell'1%. Mi piacerebbe tantissimo trovare un Mendy per rivenderlo qua giù, veramente per rivenderlo. Io ho visto il video e mi ha messo anche il cuore, olè. Ma a me piace sempre quando leggo i commenti, lascio sempre il cuore se leggo un commento, quindi mi sta capitando spesso che mi metto a leggere i commenti, e quindi ci sta. Commentate sempre i video di Zio Tony. Come si partecipa al contest? Luca, l'abbiamo spiegato mille volte, basta andare su quel link, vai proprio sulla pagina, ti iscrivi al sito, perché devi essere iscritto al sito, ti puoi iscrivere solo con Facebook o con Google oppure con l'email tua, ti iscrivi, poi scrivi dentro la barra quello che vuoi vincere, 12.000 FIFA point, 50 euro, quel che sia. Una volta che hai selezionato il prodotto per l'Italia, mi raccomando, clicchi su partecipa e stai partecipando al contest. Questo è facilissimo. Ho chiesto a Instant del contest F1 2012, secondo te me lo potrebbero regalare? No, non credo che regalano, però se l'hai trovato sul sito disponibile, partecipato al contest con quella cosa là, se vinci, vinci quello. Alla fine il premio lo scegliete voi. Infatti al mio contest ci partecipa pure gente che gioca sulla Nintendo Wii, se vedi Mario Bros. Io poi le posso vedere queste cose, e c'è gente che partecipa chiedendo il gioco Mario Bros. Dato che penso che siano persone che più utilizzano Instant Gaming per i codici, perché Instant Gaming poi, a parte tutto, c'ha pure dei bei sconti, cioè 12.000 FIFA point, invece di pagarli 99 euro, li pagate 84 su PlayStation, 80 su Xbox, quindi vale veramente la pena solo acquistarci su quel sito, quindi ci sta. Mi saluti mia Mandone, ciao Antonio, mi saluti mia Mattia, il mio compleanno, ciao Mattia, auguri. Mi saluti, ciao Pietro. Poi vedo la gente divisione 10 che trovano tutte. Vabbè, non credo che i pacchetti influiscano su quello, però secondo me c'è uno storico che più giochi, più è difficile che acchiappi, hai capito? Questo è probabile. Hotbur! Ok, abbiamo aperto i pacchetti da 3,50, non abbiamo trovato niente, e va così. Ora abbiamo 22.700 FIFA point per aprire 8 pacchetti giocatori rari, sono 8.000. Questi qui quanti sono? 16.000. 16, 8, 24. E che fa? Non te li apri tutti? Allora quanti rimangono? 1.300. Allora vogliamo dargli 15 euro. Ormai abbiamo fatto 30 e dobbiamo aprire tutti. Però lo dovete lasciare là. Ragazzi, qualche like lo dovete lasciare. Io mi faccio un coffee nel mentre. Voi lasciate like, invitate i vostri amici. Mi raccomando, condividete, che avete più possibilità di vincere se condividete la live di Tony Tubo per il contest Instant Gaming, dato che siamo legati. Quindi condividete, che avete più possibilità di vittoria al contest. Olè! Olè, olè.
è perché il contest è per i veri fan di Tony Lupo, voglio, cioè quello che si funziona. Quindi condividete, mandatelo sui gruppi WhatsApp di scuola, sui gruppi WhatsApp dei professori, sui gruppi WhatsApp del catechismo. Quelli dite, ma perché veramente esiste? Mia mamma ce l'ha il gruppo WhatsApp del catechismo con i bambini che fanno catechismo, quindi tante volte l'avete fatto un anno, due, tre anni fa il catechismo, avete ancora un gruppo, dici nel dubbio, ma condividere il gruppo catechismo, no? Cioè, eh? È pure una bella scusa per sentire amici che non sentivate tante messaggi. Mi sono su quella, no? Sì, sono messo. Oh, David Moz, YouTube, ciao bello, grazie mille per l'abbonamento, caro, grazie. Ok, 24.000 FIFA point, solo giocatori rari, primo pacco lo dedichiamo. E perché? Si è bloccato, ragazzi, ora si è ripreso, per un attimo è andato, si è disconnesso OBS. Grazie Sabin. Come dicevo, primo pack lo voglio dedicare al buon David Moz che si è abbonato, vai, tutto per te David. Non so perché si è bloccato, voglio. Sta cosa mi spaventa un po'. Ah, cazzo, la connessione fa su e giù. Mo me ne sto accorgendo che la connessione sta facendo su e giù. Ma forse per sto fatto che hanno fatto qualche aggiornamento in un team. Perché la connessione va tra gli 8 mega, scende a 5, poi 8, poi 5, poi 8, poi 5. Adesso c'è una l'Italia, perché c'è poca gente. Sa la partita d'Italia stasera. Greve! Mamma, non c'è il suo campionato, c'è stata l'Italia contro un buco cazzo stasera. Contro la Lituania! Ma chi cazzo si vede Lituania e Italia? Tutti, perché è l'unica partita che abbiamo di invece. Anche a me ti mi dà problemi sti giorni. Non lo so, va, che pacco però. Dai. Lasciate un like, vi ricordo che potete donare in super chat, diventate pure i top donator stasera se donate in super chat. Quindi, cioè, che non c'è ancora il top donator, vedete? Allora, Tony, ma chi lo sceglie che ha vinto il contest? Instant Gaming, casualmente. Vedere la squadra dopo, Umberto, dopo. Fino a che ora stai live? Non lo so, penso fino a me, alla mezzanotte, credo, non lo so, di solito non c'ho un orario di fine, c'ho sempre un orario di inizio, ma mai di fine. Vamos col secondo pacco, olè, vediamo cosa troviamo. Bene, non è free workout. No. Chi è? Cancelo? Olè. E ragazzi, ora spacchettiamo un po', però poi ci facciamo qualche centinaio di pick. Come la vedete? Come la vedete? Ma io direi a sto punto, proviamolo un pacchetto da 100.000, no? Però dobbiamo arrivare almeno a un tot di like. Almeno dobbiamo arrivare a 400 mi piace. Forza, lasciate, arriviamo a 400 like e apro il primo giocatore Rari Maxi, dai! Voglio vedere proprio piovere i like. Se piovono i like, apro. Tony, come faccio a farti vedere la squadra? Se ti abboni, puoi mandarmela nel gruppo Telegram degli abbonati. Allora, olè! Grandi ragazzi! E vamos! Vamos alla playa, a mi me gusta bailar. Il primo workout che è pur Champions League.
Spagna, CC, Coke. Coke 85. Ah, Saul, manca Coke, pensalo poco. Ti sprecavi a fare Coke, vabbè. Speriamo che sotto c'è un gold buono. Un if almeno. Ma gli if valgono? No, eh. Gli if sono tornati a non valere una cippa! Allora, l'if lo scarto. Ma in realtà più che scartarlo, comunque lo vendi a 15, a 12-13, questo qua o no? 12.000 se lo comprano, quindi perché perderceli? Mettilo 12.5 e vai con liscio. Tutto il resto chap e il resto giù. Va bene, stiamo riempendo di nuovo il club, ragazzi, piano piano. Piano piano, facciamo tutto. Sotto ci sta il CR7. Tony, come va? Che per la Pasquetta? Sono a casa, in zona rossa, che devo fare? Tony, per sbaglio ho messo Germania. No, greve, ma se vinci tu vinci il coso tedesco. Oddio, c'ho da fare attenzione a queste cose. Cosa hai mangiato stasera? Stasera ancora nulla. Penso dopo faccio un Herbalife. Allora, forza ragazzi, pollicioni in su come se non ci fosse un domani. E andiamo ad aprire un altro pacco da 1000. Da 1000 in una notte. Ya, faccio trovare su Footbird, ya. Fa la persona seria. Faccio trovare su Footbird, workout. If workout. Slovenia. Chi è? No. Sto partito, lo trovo sempre 83. Dubravka. Non ho trovato if. Ma dove costa un if 85? Costerà qualcosina. Ma. Oh, il 127esimo Sergio Busquets. Qui, grandi ritrovamenti, ragazzi. Grandi ritrovamenti. 30k. Oh, 30k è onesto, però. 85, che cazzo vuoi? 30k, ma accattata Lillo. Subito, di corsa, ve lo porto fino a casa. Ve lo do. Ve lo porto con la manina. Ve lo porto. Da piccolo qual è il tuo lavoro dei sogni? L'astronauta. Il lavoro dei sogni. Poi sono andato un po' più sull'umiltà e volevo fare il pilota di Formula 1. Mentre l'astronauta è difficile, ci vanno pochi, sono pochi gli astronauti, no? Meglio piloti di Formula 1, già ne sono 24 piloti, no, in Formula 1, quindi c'è più possibilità di essere uno di 24. Ciao Ciro Piccolo. Tony, mi si blocca la live. Nunzia, purtroppo ci stanno problemi su Team e Wind. Hanno aggiornato qualche cosa. Non so che cazzo stanno passando. Sia la Team che la Wind stanno dando parecchi problemi, ragazzi. Parecchi problemi. Forza, ragazzi, lasciate però un pollicione in su. Quello lì funziona, non vi preoccupate. E andiamo ad aprirci un pacco da 2000. Dai, un pacco da 2000 ci sta tutto. Stasera vogliamo fare una shoppa vendita. Tony, scusami, nel contest di Fiopoint da 100 esce Germania. Scrivici a fianco Italia. Scrivici a fianco Italia. Mi piacciono quelli italiani. Se non ci dovessero stare disponibili, perché loro vanno in base alla disponibilità. Se non ci dovessero stare disponibili, metti la gift card da 75 euro. Perché comunque mostrano partecipanti in tanti, capito? Loro comunque devono vedere sempre le disponibilità e tutto. Allora, Gino De Paolis è un mito. Potete mettere in chat il link del gruppo Telegram degli abbonati, se così ci entrano tutti. Perché il gruppo abbonati sarebbe poi. Abbonati e lo trovi il link così. Volevo dirti una cosa, meno bannato dal mercato per il trasferimento di crediti non FIFA Coin, anzi FIFA Coin vorrei dire che è molto molto affidabile. Comunque ho il ban a vita, ti devi fare un'altra. Allora, se hai il ban sulla console, no, sulla console non lo puoi avere. Quindi devi farti un altro account. Easy. Per forza. Per forza. Tony, mi saluti per favore. Ciao. Ciao, te li voglio bene. Vamos! Dai! Però è un genio quel ragazzo che ha scritto. Dai, datemi il link abbonati qua in chat. Sciacqua su. Non è walkout, però è un if. Sembrerebbe più giallo. USA, CC, Los Angeles. E infatti è un if. Let jet. Ma chi è questo qua? Let jet. Poteva uscire un Rashford 85 vicino? No, giusto per... Quando costa 10k, allora a sto punto...
10.000, tanto non me ne fo niente. Questi li piglio, ragio, lo mando su, il resto li butto giù. Vai, ci sta, ci sta. Secondo pack da 100, siamo a 197.000 crediti. Dai, fammi trovare qualche cosa di veramente molto interessante, dai. Allora, Tony Allison e noi avremo lo stesso pack, ma magari a trovarli, magari. No, il banna vita, quindi dovrei ricominciare il prossimo anno perché quest'anno avevo una squadra della Madonna. No, il banna vita. Il banna vita ci sta, che non lo devi cambiare account. Se è quello là, David. Ciao, Shot Munitsk. Scusa, non lo riesco a pronunciare bene, però ciao, Shot. Così sai che sto dicendo a te. Per quelli che hanno messo Germania in altri stati, basta come impostazione con un solo cambiare il paese. Bravo Papiro, hai visto? Già ha trovato la soluzione. Vai col pacco da 1000. Oh oh oh. Oh oh oh. Non è walkout, non così c'era mai. Neanche la bagna, bello. William, 82. Che bel pacchetto di cacca. Vabbè, vabbè. Vabbè, piano piano, piano piano, siamo a 199.000 crediti, abbiamo altri 4 pacchetti da 1000 e 6 pacchetti da 100.000 ad aprire. Ragazzi, con calma. Ciao Yoshio Vetrano, ciao Yuri00, tutto bene raga, tutto bene. Tony, ho trovato Mbappé dall'86 più buono. Tony, l'hai provato Renato Sanchez 84 cammino verso la finale? Sì, è molto forte, forse inizio gioco era molto più forte di quello che può rendere ora, che ci stanno un sacco di giocatori di centrocampisti buoni. Quindi ora non me la sentirei di consigliarlo al massimo, anche se il prezzo dovrebbe essere un po' cavato, quindi ci sta. Ho cambiato computer e ora ti vedo meglio. Olè! Stasera la Lituania ci fa il culo, va, se prendiamo contro la Lituania, voglio, cioè, proprio, dai. Pacco da 2000. Giocatore lituano. Mkhitaryan è lituano. Dov'è Mkhitaryan? È lui che è lituano. Francese, ATT, Parigi, Santa la Germania, Mandanda, ma non era Mbappé. Tony, e chi lo Vidallo com'è? Vidallo è fortissimo, raga, fortissimissimo. Io non me l'aspettavo così, Cioè, in game è devastante Vidallo, voglio. Vidal è un baby Gullit, cioè, nel senso sembra Gullit 90, E non sto esagerando, credetemi. Sembra Gullit 90. E armeno? E chi c'è stai della nazionale lituana? Il giocatore più forte rappresentativo della Lituania chi è? Nessuno, cioè, Mezzanotte è compleanno di Luca. Auguri Luca per mezzanotte. Poi è una buona carta secondo te sarà la base. In questo momento del gioco non tanto, però. Meglio di Bala 91, gioco Felix 87. A me piace più di Bala. Ne pensi di quel palazzo? Ah, non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire. Allora, dai, lasciate un bel pollicione in su, raga. Arriviamo a 470 like. Ne mancano 3. E apro un altro pacco da 100k. Olè! Olè! Prova Marchisio. Usa lo super sub. Fidati del letale. Azz. Questa è una squadra di fravagatura. Una squadra di fravagatura. Vamos! Dai, fa un workout mo però, fa persona 6. Portogallo, ATT, Piemonte, Rui Patricio. Non è Ronaldo. Conviene fare un 25 giocatori 83 più con le swap? Certo. Certo, caro. Certo. Conviene tutto. Allora, carta base più forte del gioco, per me Neymar è quello che oggi come base è più incisivo di tutti. Neymar molto più di Ronaldo 92 Mbappé, secondo me. Anche se poi ovviamente le versioni più forti di quegli altri è ovvio che sono superiori. Tony, quello del Granada, scusa, ho sbagliato a scrivere. Ronaldo deve aver fatto ridere il maestro dai tubo a disposizione, caro. Allora, andiamo con il pacco da 1000. Dai, vedi, c'è. Non carbura, io ho speso 200 euro stasera di pacco.
Per fortuna che ci rientro con le donazioni. Fino ad ora mi avete donato zero, quindi sto a posto. Sto scherzando. Però se volete supportare il canale, vi ricordo, vi potete abbonare al canale, è solo un euro, anche con credito telefonico, oppure potete abbonare, oppure potete farlo con una piccola super chat. Super chat. Tu ti piace, a me ti piace a 5? No. Non la leggo neanche. Già che difendi a 5 non mi piace. No. Io sono boomer, quindi per me la difesa è a 4. La difesa a 5 va per i senza mani. Tony, mi hai offeso. Sì. Così. Ciao, Giovanni. Ciao, Giovanni Guarino. Ciao, Tony, una domanda. Consigli di prendere i 25, 81, 82 ed 83, che sono 75 giocatori, oppure un Ancona Prime Moment? Che pensi? Penso che vale la pena prendere di più i 75 giocatori così, Giovanni. Soprattutto perché poi con le SBC che stanno uscendo per il compleanno di Foot, queste cose qua, alla fine con 75 giocatori te la fai un pacco Icon Prime, capì? Quando usciranno. E se ci rifletti, non vale la pena fare i giocatori. Ciao Tony, mia sorella ti vuole fidanzate con te, non sto scherzando, la ringrazio, ma sono già sposato, quindi non posso. Tony, mio cugino che tengo, che schifo, va bene. Ha trovato Cruyff, Mid, Butragueño, Gabriel Jesus, UCL, Neymar Rosso, Serie A, tutte cose trovatissime. Un saluto a tuo cugino, allora. Virano, quant'uno com'è? Gesù bambino, oggi. Ciao Tony, non le fai le SBC Champions uscite alle 19? Ma le andiamo a fare, ma andiamo a fare tutto. Io stavo prima spacchettando per prendere giocatori e poi dopo andiamo a fare tutte le SBC. Le SBC. Sì, però fallo un workout bello, frate, cioè, già, ya, e non mi pare una cosa normale, chi è il Stif, almeno 81, 82, 83, Cosa ne pensi di Cronache di Spogliatoio? Che cos'è Cronache di Spogliatoio? Una pagina Facebook, cosa c'è? Non la conosco bene. Allora, quando sta 12.000 dovrebbe stare, 12.000, vai, ole, punti T. Ok, butta giù. Tony, come mi abbono con credito telefonico? Cliccando sul tasto abbonati e seguendo i passaggi. Se te lo fa fare il tuo operatore telefonico, lo potrai fare. Ultimo pack da 1000, ragazzi, lo apriamo al raggiungimento dei 509 mi piace. Ne manca uno. Magari questo like lo andiamo ad aprire. 3, 2, 1, è arrivato. Riesci sempre a fare un sorriso come stato bello? Bene, paghi. Workout! Oro! Portogallo! No. Alessandro Arnone, Alexander Arnold. Infatti quando ci visse Inghilterra, ho detto l'ennesimo Harry Kane, invece no, è 30 Alexander Arnold. Ex Toti. Che bella cosa! Pure un Mottam da cancellare che ti dà 13k. Perché tanto non se lo compra nessuno, è vero, e infatti guarda, 13.000, la gente lo mette così, non c'è neanche l'offerta, quindi tanto vale cancellarlo, 13k, buono, fammi uscire molto, ma vai, ma fai 5 crediti. 4 pacchi da 100.000, voglio il supporto morale, deve essere il supporto, guardate qua, possibilità di trovare un foot compleanno 4,2 percentuale. Fammi scinumendia, fammi fare un milioncino a vola, porto contenuti e tutto, ci spesi 200 euro stasera, non piangere, basta. Oggi ho speso 1 euro su FIFA, no, fratello, perché l'hai fatto? Allora, se vuoi dare domande e provi, no, mi dissocio, sì, ma in tutto ciò, meglio Fer o Taverneir come CDC? Ma tu giochi con questi giocatori esotici proprio, bravo. Se volete prendere il 25-85 giocatori, 83 più, posso riuscire a fare Vidal? Tutto no, però una buona parte sì. Cioè, la sfida più grande della fase. Pacco da 2000! Dai, spacca il pacco. Workout! È tutto per te! Non mi pare da sé! Perché no? No! Porco due, no! Sambia! Balalala in la sambia! Nenene, una bocca di grazia! Io non so il marinero, so il sambia! Il sambia!
El Zambia, ba, 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 ba. Zambia, Zambia. Ciao Luca Di Meglio, grazie mille per la donation. Il primo donatore di stasera, grazie di cuore Luca, che mi mandi un bel, che è un cavalluccio marino, che è, ah no, l'unicorno, l'unicorno. Mamma mia, Zambia, voglio, per un attimo ci avevo creduto che eravamo in D, quando ho visto Francia, madò, pensa che infami se lo facevano anche all'UTS. Cioè, vedevo Francia, TS, cioè già stavo esplodendo e poi mi trovo a Pakistan, anzi, almeno, almeno in mezzo, capì? Ah, e fammelo sci qualcosa di pure vicino. Quanto costa Zambia? Greve. Grevissimo. Super greve, 60k. È normale, lì canne, di cazzo, su cazzo, di canne. 65.000. Pom 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 pom. Cucurella. Va bene, ragazzi. Non demoralizziamoci. Ragazzi, non ci demoralizziamo. Dobbiamo essere allegri. Come l'allenatore. Allora, stasera, come hai fatto, crediti, Tony? If. È un puto bello di me. Ah, 200 euro mi ha cattato 2 milioni a FIFA coin, ma mannaggia, capami, ma più di 2 milioni, non mi importa, sì. Ciao Tony, mi saluti che oggi ho trovato Pippo Prime. No, allora no, perché sei troppo fortunato, non ti voglio salutare. Io dico, no, ma tu che hai trovato Pippo Inzaghi Prime, no? Perché nella stessa giornata non sei andato a giocarti il Super Enalotto? Quando ti ricapita più una giornata così, fortuita, eh? Io ne approfitterei. Hai scartato a Cembombong, costa 20 euro. Allora, ci siamo ragazzuoli, a sbreghi di figlioli. Andiamo al prossimo pacco, lo apriamo al raggiungimento dei 583 mi piace. Indovinate quanti ne mancano? Manca un mi piace per arrivarci. Sembrava Mendy me Zambia. E sa Zambia. Ciao Nicola Franz Bruno. Vuoi dare buonasera? Scusate, ti sto mangiando. Ma niente, quando si mangia sembra buono. Allora, siamo arrivati a 583 like. Sì. Allora, andiamo ad aprire. Olè. Olè. Un altro qualcosa out. Il giocatore di Champions League. Marez. 85. Marezzo. Che amarezza. Che amarezza. Che amarezza. Che amarezza. Vabbè. Sotto ci può essere anche Cristiano Ronaldo 92 base. Potrebbe. Ah, Mif e Godin. Vabbè, questo pacco è andato meglio. Quando sta a 12.000. E vabbè, sono cose della vita. Godin, Marez, baila come il papu. E il resto non carbura. Ultimi due pacchi, ragazzi. Sarà impossibile. Tony, ti ho aggiunto un amico su Xbox, non fa niente, sì, no, ha fatto bene, ma aggiungete tutti quanti. Allora, Tony, mi sono preso qualcosa di importante, sono entrato da poco. Mi sono preso qualcosa di importante, sono entrato da poco. Sì, un mezzo infarto per via di un terzino sinistro, un terzino destro francese, tutto bene. Vai, così, a run, il penultimo pacchetto si apre così, voglio, senza pensarci, senza pensare, senza riflettitudine. Non è walkout, godo, godo! Non deve uscire niente di buono. Tony Tubo, c'è una merda. COC della Lazio, Luigi Alberto. Tony e Luis, ma in italiano è Luigi. Luigi Alberto. Mamma mia. Ultimo pack. Che tristezza. Che abbiamo trovato? Cioè, voglio 26.000 FIFA point, vi rendete conto? Per non trovare manco il Sal e Ciccio. Neanche il Sal Ciccio, che bel gioco FIFA, io perciò lo amo. Allora, ultimo pacco, lo apro quando raggiungiamo i 650 like, ne manca uno. 650 lo vado ad aprire, dai. 650, voglio, aspetta a voi, ne manca uno solo. Quando è arrivato questo like lo apro, basta. Danny Rado, grazie mille per la donation, Danny. Grazie, grazie, grazie. Grazie di cuore, amico mio.
Grazie a te, grazie a Luca Di Meglio, vi dedico questo pack a tutti voi due che avete donato e mi avete fatto recuperare 3 euro su 200, quindi grazie. Sto pack mi è costato 197 euro. Codo. Olè! Non mi importa se stai insieme a Nat, ti sei sposato, i voglio a te. Che cos'è? Francese? Portiere? Ma fammi pure un bappe base, no mamma mia. Madre Lucia! Oh, Amsic! Ma... non sei Svezia, Amsic, olè! Quando scopri le cose tramite FIFA, capito? Cioè, FIFA ti tiene informato sul mondo del calcio a 360 gradi. Ok, allora, andiamo a vedere le SBC che sono uscite. È uscita quella di Champions, ma avete detto, quando è uscita di Champions? Par e Don, quella campionato? No, campionato è uscita un'altra. Non credo, non credo. No, è andata via quella lì. Ok, e quale è uscita? Fatemi vedere che mi avete detto è uscita un'altra sfida. Allora, la divisa, Palacio, Bender, giocatore ha scelto 81, Lionel Messi, Team of the Week, Sancho, Fondazione, Scambi no, Icona no, Icon no, ok. Ok, ok. Non c'è la sfida quella là, voglio. Allora, Dani, ma come quando si comprano i crediti, come fanno a metterti nell'account? Ci sono tanti modi diversi per metterteli. Puoi fare tu le aste se sei più pratico, puoi dare i tuoi dati a loro e te li mettono loro, come vuoi. Dani, vuoi fare gli scambi con i nazionali live? No, perché stasera voglio fare le pick, perché a me piacciono le pick, quindi una cinquantina di pick me le voglio fare. Ci ho spacchettato, no? Ho buttato soldi, sì, e allora fa un culo, almeno faccio i pick. Lo trovo donde scambiabile a me lì. E me lo metto pure al posto del figlio della madama. No, Tony, ti prego, non lo fare! E se poi te ne penti. Stamattina stavo vedendo la tua storia uscita della canzone del Bangomatti, che ricordi, ti posto nuovamente qua su YouTube. Beh, in realtà se ti apri la live di ieri, c'è. Ti svelo un segreto. Se apri la live di ieri, ci sta. Quindi, se ti interessa, nella live di ieri c'è. Allora, Tony, ho trovato Lucas Moura Football Day. Burday? Ah, là numero Burday. Sono da mangiare. Dopo Sabini. Sambiava Mendy, però. Grande cadè. Sambiava, ma non lo era. Allora. Oro comuni, vai. Oh, Tony, compra Ronica Prime, ti ricordi me? Filmar, come stai? Ciao, caro! Grandissimo Filmar, che ci dà una mano a fare recupero. Tony, compra Ronica Prime, la creme di gioia, ti ricordi di me? Certo che sì, caro, certo che mi ricordo. Mamma mia, io ci sono un attimo a panico, sai perché? Perché praticamente... Ok, praticamente... È partita la cassa, perché io ho le casse ma invece delle cuffie. È partita la cassa, ma è brutta una cosa. Come stai, Filmar? Grandissimo, anzi, Filmar è una critica, non venivi in live, era parecchio. Allora, e grazie mille per la donazione. Quindi sto pack opening stasera, ragazzi, mi è costato fino a 187 euro. Olè! Secondo me se hai pensato che tutti questi soldi... No, vabbè, la mia ragazza ormai ci crede alla scusa che io caccio amore per lavoro, cioè, lo devo fare. Fortunatamente ancora ci crede a sta cosa. E quindi riesco ancora a giarmà. Poi quando andrò a vivere con la mia fidanzata saranno problemi, perché lì poi lei capirà al momento quello che faccio e dirà: cosa vuoi fare? Vuoi comprare 200 euro di If You Coins? Ma io ti faccio fuori, trovati un lavoro vero. Olì, olì, bello. Allora, trovato se ne hai fatto un bel pic 81. Visti che sono buoni i pic, perciò li devo fare i pic. Ah, bravo, bravo, Gabriel Faicchio. Tu sei amico mio, bravo Gabriel.
Leonardo Cotichini, non bestemmiare che Gesù bambino si mette a piangere se bestemmi. Non si fa, non si fa. Non si bestemmia, ragazzi, non si bestemmia. È una cosa di cattivo gusto, non si fa. Allora, Antonio, Zill è fortissimo fallo. Senta, oggi ho fatto una Rivals, ho chiappato uno che tenevo Zill. Tu non hai idea di quanti insulti gli ho potuto mandare a quel cristiano. L'unico essere umano vivente che usa Zill, lo becco io contro. Ma da paranormale, una cosa del genere. Ya! Yeah, Zill! Invece poi mi sto rendendo conto che tanta gente gioca con i giocatori esotici. Mi piacciono, piacciono. Se vuoi te ne mando lista te con questo che vedete sto scrivendo. Mamma mia, però ci credo, perché non ci dovrei credere? Perché non ci dovrei credere? Video slot e Tony Tubo! Olè! Ludopatia! Ludopatia! Grandissimo film! Madonna, madonna, madonna. Mancato video slot Tony Tubo. Ludopatia. Yeah, ma ti pare una cosa normale. Grazie rigore, film sul numero uno. Grazie veramente, veramente grazie. Vedere l'Italia è noioso. Bravo. Bravo, vedere Tony Tubo che butta 200 euro su FIFA è divertente. Ah, dici, guarda questo coglione, io non sarò mai come lui. E invece poi scoprirai che si pegge me. No, mi dissocio. Ole, ole, no, scusami. Facciamo così. Ok. Grazie ancora. Allora, Tony, abbonamento Prime. A chi non sta? Bam bam bam. A chi non sta? Bam bam bam. E il tiburo, e il tiburo. Il cane sta. Non c'è abbonamento. Die, die. Non c'è abbonamento. Purtroppo qui si paga solo. Però ringraziando a D, 553 persone hanno deciso di pagare. Per supportare Tony Tubo e poter vedere tutta YouTube senza pubblicità, ma con le pubblicità speciali di Tony Tubo, dove Tony Tubo dice: ciao, io sono Tony Tubo e dal 1993 faccio lo youtuber. Grande Tony. Tony, oggi ho fatto la squadra di Premier League, poi io l'ho trovato, sono Rashford e Simon Football. Hai visto? E FIFA ti ha seguito, di tazzi, questo fa così, allora incasiamo. Tony, la mia passione per le due è nata da mio cugino. Allora tuo cugino è un cazzo di grande. In realtà mi capita spesso sta cosa, che molte nuove leve, quindi molti nuovi fan venuti l'ultimo anno e mezzo, spesso e volentieri si guardano da YouTube perché gliel'ha consigliato magari un cugino più grande o cose così. Quindi mi fa molto molto piacere sapere questa cosa. Napoli vaffanculo, siete il buco del culo. Addirittura lei è proprio arrabbiato con Napoli. Cosa è successo? Un giorno torna a casa, trova sua moglie a letto con uno che dice: uè, voglio stare poco calmo, non è successo niente. Se può apparare, sono sciocchezze. Da quel momento questo signore ha iniziato a odiare Napoli e i napoletani, però la colpa è di moglie, gli piace pesce, cioè, nel senso, tua moglie non andava in pescheria, non c'era tutto questo odio contro i napoletani, capito che voglio dire io, amico mio? Cioè, non è che mo te lo voglio mettere quasi come una colpa tua, cioè, tu non ne hai colpe, io ti capisco, Cioè, io non ti sto colpevolizzando, amico mio, non ne hai colpe, però, cioè, capita, sono cose che succedono. Poi calcolo che oggigiorno c'è l'esperienza di quelli là che sono andati a Barbara d'Urso, cioè tenere il corno è pure una cosa da vantarsi, capito? Cioè, davanti in televisione, dice lì è il letto dove mia moglie mi ha fatto pure nude, oddio, se ci penso, sto male, che è tu. Sto scherzando, ti voglio bene, Tony, greve, vuoi bene un napoletano e non ti vergogni. Vuoi pure bene un napoletano, cioè io fossi in te, su sto fatto mi vergognerei. Ma figurati, ma guarda che noi qui siamo molto autoironici, quindi
ce ne facciamo proprio. Tony, ma quanti picchi vorresti fare? 33, gli anni di Cristo. Non lo so, ma no, penso vorrei farne 50, mi sfizio. Non sta giocando l'Italia, la gente si guarda nazionale, ti vuole restare qua a parlare con me, resta qua a parlare con me, ma qua ti facciamo le picche, facciamo il picco spettatori, perché la gente condivide, dice guarda, vieni a vedere, Tony sta facendo 50 picche, entra gente, tutto quanto, entusiasmo, finisce l'entusiasmo e poi dopo rimango solo io a piangere in un angolino buio della mia casa. Guarda, vedi, hai fatto tutto sto... Ciao Tony, sono Tony, sono quello di Pippo. Dopo aver spaccato un altro pad sono andato a giocare su una lotto, tanto dopo una gira così fortuna non posso più scuola, mi aveva detto tabacchino. Ah, vendere tabacchino, bravo, 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 un bel mestiere. Siete dipendenti dello Stato finti autonomi, complimenti. Io ho due carissimi amici miei che hanno il tabacchino, che hanno sto tabacchino, e praticamente quando mi hanno spiegato che sopra un pacchetto di sigarette di 5,50 euro un tabaccaio ci guadagna 10 centesimi, io le ho guardate e ho detto scusa, perché fai ancora questo lavoro? Cioè, quanta cazzo di pacchetti di sigarette vendere al giorno per far così? Cioè, voglio veramente, cioè il tabaccaio è un lavoro di... cioè, non un lavoro di merda, perché è un lavoro come un altro, però effettivamente si guadagna poco. Uno, cioè, se tu c'hai il rischio, capito? Vendi 1000 pacchetti di sigarette a 5 euro, cioè 5.000 euro in cassa, e di quei 5.000 euro vai a tirare le somme che buscate 100 euro, cioè hai fatto 100 euro. Cioè tu hai 5.000 euro in mano, 5K soldi, per dirla come parlano i giovani oggi, cioè tieni 5K soldi in mano, vai a tirare i conti, dici ma quanto ho guadagnato oggi? 100 euro. Però poi dormi tu a casa con 5 euro, se arriva un e ti ruba, sei tu che ci rimetti 5.000 euro. Ma stiene merdi euro da baccare, voglio veramente, non lo fate mai, cioè... Ecco perché esiste spacciatore di sigarette, dentro il pacchetto spaccio. Guarda nel pacchetto spaccio cocaina. Mannaggia un culo, mannaggia la cartarella. Grandissimo saluto al grande maestro, l'unico vero maestro Gischianto. Quando è tornato 86 più io Mbappé, lo giuro, non ti credo. Secondo me lo dici per vantarti, vuoi soltanto che tutti quanti diciamo oh, come hai fatto a trovare Mbappé? Non ci credo, ma noi non ce ne frega un cazzo di Mbappé, perché tanto ogni squadra che becchiamo contro c'ha un Mbappé, un Cristiano Ronaldo, e ci rendiamo conto che siamo gli unici sfigati a non avere Mbappé e Cristiano Ronaldo. Però il Piero Baby è ancora valido, ma guarda, dipende dagli utilizzi che ne vuoi fare di questo signore. Sì. No, ho sbagliato. Mo chi era il giocatore? Smalling, ok. No, c'è un bug che se mo la confermo la sfida mi butta fuori dal gioco. Devo togliere Smalling Ovation e mettere uno a random. Metti a chi sto. Ciao, mi sbatte fuori. Spiace, vatti a vedere i miei contro te. No, ti prego, no, i miei contro te sono bellissimi. Tony, oggi pomeriggio hai rivisto la tua di FIFA 18, avevi fatto 17.000 like, eri proprio un canale morente. È vero, non come oggi che invece siamo sulla cresta dell'onda. Guai, pensa che all'epoca non conoscevo neanche più di tanto le tattiche per acchiappare like. Tipo arriviamo a... dai, mettete un like e faccio... No, che ho finito i giocatori non rari. Guarda nel pacchetto. No, ma che palle. Mi viene in mente quella canzone che fa: nonostante io sia la tua rondine che va via. Cioè, guarda, non c'ho più giocatori non rari. Qua 17 è un po' brutto. Facciamo 20, 20 e ci fermiamo, Facciamo almeno 20, almeno 20, 20, 20, 20. Cioè, come fai? E do tutti i rari, che cazzo me ne frega. Cioè, ne faccio 3 e do tutti i rari. No, Tony, ti prego, non lo fare, sei una merda se lo fai. Ok, allora facciamo una cosa.
avete ragione, non voglio essere una merda. Allora facciamo così, andiamo in trasferimenti, poi andiamo nel mercato, poi andiamo in qualità e mettiamo oro comune, e tuo oro comune non esiste. Poi andiamo in Ligan, poi andiamo in 800 compra ora massima, ne esce uno solo, i kit e biv 8,50, ne escono 8 milioni e mezzo. Allora facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un big lo teniamo. Poi facciamo, no raga, però mi dovete mettere, no, guarda, avevo messo S. Poi devo mettere Serie A. E facciamo 1, 2, 3, 4, 5 S. E abbiamo il secondo pick. Poi facciamo Bundesliga e facciamo il terzo picchio. Facciamo 20 e ne apriamo 20, raga. Cioè, non è che può andare avanti ancora di più. Bundesliga. Guarda nel parchetto, spaccio. No, ti prego. 3, 4, 5, 6, perfetto. Gli hai giocatori non l'avevi messo a S. Non credo, raga, se no uscivo qualche doppione qua in mezzo, non credete? Adesso andiamo a vedere, se fosse così come state dicendo voi, sarò molto lieto di tornare sui miei passi e continuare imperterrito a fare ciò che stavo facendo. No, sono quelli che ho comprato, voglio, sono 12, cazzo state lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi tac tac, orolare, crescente. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Tony, tu fai più brutto tutte strade Napoli. Coso lo rindo a lui. No. Ok. Se ti dici ti dono un euro, ma lei come parla? Il talebanese? Tony, come mai hai iniziato a non fumare sigarette, non quelle elettroniche, perché sono un coglione. Bravo Tony, tu un bello di stimo perché dici le verità. Dici le verità bene. Bravo Tony Tubo, l'unico youtuber sincero. Ah, pure io penso che sia un coglione Tony, quindi vedi. Oh Elia Cacioli, ciao caro. Ma che stasera sono usciti nom page, che entrano tutti i vecchi funs, tutti quelli che ci mancano da abbastanza tempo. Abbastanza. Come sta Elia? No? Aspetta. Ok. Lopez, mo chi è su Lopez? Ah, questo qua proprio. Aria al Kjul. No. Ok. Non arrivano le notifiche, ma figurati Elia, no problem. Poi ragionamento 86, ho trovato Thiago 92 e Neymar, è buono, no, potevi trovare almeno un Henderson e un Sommer, lì sì che era buono. Ciao Tony, ho trovato Ronaldo il fenomeno Moment Prime in un pacchetto 75 più, è buono? No, guarda, ti poteva uscire, non lo so, qua in 83 era più meglio. Porca tua. Vi voglio bene. Grazie Tony. Facciamo le pic. Ciao re! Non sbagliare. Ciao ragazzi, stiamo facendo le pic. Vi aspettiamo in live. Ciao. Ciao ragazzi, stiamo facendo le pic.
Da qualche settimana fa ho trovato nei regali sulla Champions. Secondo te crescerà? Il tempo è una costante, quindi come passa per me, come passa per te, passa anche per Salah, e quindi anche Salah crescerà. Ti è piaciuto la spiegazione? Cioè, sono un mostro, con pasti fatti. Allora, Tony, qualche settimana... Tony, puoi salutare mia nonna Lucia? Nonna Lucia! Un saluto a nonna Lucia! Un abbraccio da Tony Lubbo! Si dice i pic, ma io no, io ho detto sbagliato, proprio per essere correggiuto. Come si dice corretto? Correggiuto. Allora, quanti spettatori siamo? 7.30, siamo ancora poco. Come faccio ad arrivare almeno a 7.31? Allora, se facessimo 24... No, non esce niente, via, cominciamo. Buongiorno Iguain, buongiorno Mari, buongiorno Bonana Marano Nami. Allora io prendo l'84 che non ho, perché l'85 c'ho il doppio doppione e mo' stanno sfide da fare. Quindi lasciate un like e iscrivetevi al canale adesso. No, non di scrivere, non fa niente, non ti preoccupare. No, ti stai preoccupare di scrivere. Donne, lo guardi i cacciatori di fantasmi? No. Io l'unico cacciatore che capisco a stile indese FIFA, cioè... Yeah, ma come si fa un pic del genere? 82, 81, 81, yeah. Cioè, non lo so. Tony, mi puoi far vedere la tua squadra? Dopo, vole entieri. Oh, ma questo è molto buono. Ma è molto buono! Shaqiri Cocked! Bello Shaqiri Cocked! Quanto costerà Shaqiri Cocked? Andiamo a prendere Shaqiri Cocked. 27.000 buoni crediti, bocchini, proprio uno dei top giocatori del... Ci sta credendo nessuno. Another! Mario Fernandez, oh buono tutti sti 84, io buono sti fa così, voglio guardare tanta roba gli fa così, servono proprio per la VBV. Per le VBV, poi quando escono le SBC con i GIF assai, questi arrivano a prezzi della stratosferica. Tony, rinnovato in automatico, ma non è in live. Bruno G, grazie di cuore, grazie per il resub. Allora, grazie di cuore. Allora, Tony, miglior momento per passarsi i crediti domani mattina alle 6. Oh, no, scherzo. Quando c'è il team Mobdubic, il mercoledì è il miglior momento. Allora, Tony, mi sa che stasera non troverò il mio amico con una match molto pacifica. Back to back if. Tony, ho fatto 3 pick, ho trovato Salam, Neymar, Mendo, Footbird. È andata male, potevi trovare Higuain. Buongiorno Higuain. Aspetta, così non l'ho trovato prima scambiabile. Madonna che cervella, guarda. My dang, una cervella. Ma dang, proprio sfosforo in testa. Lo sfosforo, non il fosforo. Lo sfosforo con la S. Che è spagnola, capito? Madonna, Tony Turbo. Tony Turbo regna. Banega o Chess. E allora Videocambos. Cioè, capito? Ti sta parlando. Comunque è una pagina di argentini. Ma quanto posso vedere? Fai la dub. Se ti piacciono, 08. Che vuol dire 08? 08-2008, no, ma resta, poggi. Fai la dub, se ti piacciono, 08. Grazie Luca, grazie mille per la donation. Prossimo picco lo dedico a Luca Furiano, vai, tutto per te. Ziso Donnarumma, pari e non segni con Donnarumma. Mi dissocio. Mi dissocio da codeste affermazioni. Ti voglio bene, Bender, magnifico giocatore, tu sei. Significa 2008. No. Io sono rimasto ai tempi di quando criticavamo le 2000, quindi... Cioè avevo all'epoca 25 anni, quindi me lo potevo permettere di criticare le 2000. Però, cioè, adesso non posso più. Cioè, le 2008 non posso. Ma tu regni ancora? No. Ma tu fumi la sigaretta elettronica anche. Tony, stasera potresti raccontare quando hai fatto filone per vedere l'ultima puntata di Dragon Quest. No, era Dragon Ball.
Ma c'è, dai però, fa qualcosina di interessante, fammi un motto, ma. Tabarez, che se ne esce mai, che è un bel giocatore, è un giocatore simpatico, un bella faccia, un buon uoglione, vedi? Cioè tu pensi che non faccio i cazzichista, secondo me te ne un contratto che avrà di 2-3 milioni di euro, capite? Cioè, che fatica fai? Fatica in docelsi, cioè, che fai? Io camminare. Quando guadagni di 3 milioni di euro gli dà. E a te? Cioè, tu che fai? Un youtuber. Quando guadagni? Quando? Quando? No, quando? Quando? Tu dimmi quando? Quando? Andami Turbo, quanti anni hai? L'anno di Cristo. Ho trovato per il prime moment nel pacco stronzo. No, mi dissocio. Cioè, vabbè, qua prendo il più forte, quello che ha 37 di velocità. Cioè, veramente 37 di velocità, 34 d'accelerazione, 39 di scatto. Cioè, visto, raga, sei già rudendo il mezzo campo, non ho capito, va. Vabbè. Il grande Vertonghen. Che idolo. Idolatriamo Vertonghen. Ultime 4 player pick, ultimo momento per prendere i like. Ragazzi, lasciate un like, mi fate contento. Mocca chi mi vivo. Quindi lasciate un like, vi preghissimo. Vi prego. Se no, non lo so. Esplodiamo. Emre Can. Allora, ultime 3 pick, la prossima pick la apriamo, 863 mi piace, ne manca uno. C'è una merda, Tony, sti. Come sti belle con la giacca e cravatta, senza cravatta me lo stavo. Stai solamente con la giacchetta. Isca. Ya, esci con cose buone, mamma mia. O Campos per 2. Ultima pick! Ciao Napoli 1926! Non esiste quello palico che vale come carta? No. In questo gameplay qua no, non più. Ultimo. Ah no, questi già prendo andrandrandanda. Ah boh, io alla fine ho trovato 2 if, 0 walk. Ho trovato 2 if, stavo dicendo. 0 walkout. Diciamo tutto proprio interessante. Tutto proprio interessante. Niente di buono. Niente di buono. È una merda questo videogioco. Apriamoci un draft. A tempo perso proprio, vai. Draftiamo, draftando. 4-3-1-2, il nuovo modulo più migliore che c'è. Primo giocatore da mettere. Lorenzo Insigne, così se non è in banchina e non dà fastidio. CC, Seedorf. Il Seedorf dei poveri, Giorgino Wijnaldum. Seedorf, no. Zinedine Zidane, buono. Seedorf, no. E allora capiamo Goretzka. Zidane, no, però, vabbè. Dai, un attaccante, Ronaldo il fenomeno. Ciao, ma a me anche almeno fammi uscire l'if, lo sfizio di provare l'if. Prendiamo, farà solo triplette. Ya. Yeah. A me ma poi pesci ma stato SD. A me provo l'if, no? Di Banana Yang, no? Turchia, Italia, Turchia, Francia, Spagna, lo piglio spagnolo. Dai. Gio Gomez, buggatissimo, si prende. Bandic. No, chiusi una porta, si apre un porto. Bobba in. Davids. Wow, ecco Davids. Davids e quella insana voglia di fare un triangolino Bundesliga laggiù. Prendo Davids. Tante volte mi esce un triangolo, mi esce un Neuer. Guarda, me lo sentivo. Allora, ti prego, fammi uscire un centrale tedesco, eh? Un centrale. Ah, allora è uno sporcaccione questo videogioco. È uno sporcaccione. Così mi è piaciuto, no? Mo va da scino terzino destre Premier. TD di Premier. Che schifo. Sbade. Oh, però CBD. Zat, zit, perché io metto CBD. Poi switcho questo.
tengo una cervella, voglio tenere una cervella con troppo fosforo dentro, troppo. Ok, dai, vai col centrocampo, un bel icona, un bel icona nazionale porta male, niente. Vediamo il 79, dai, icona. Almeno un attaccante, icona. Sto pensando, Allora, Sebiglio, Cavani, faccio 100 d'intesa. Sebiglio, zio, ecco quello, faccio 100 d'intesa. Se piglio a lui Joao Felix, alla fine non faccio più intesa, perché prende pure lui 7, quindi non ha senso. Prendiamo Matador, facciamo 100 di intesa un attimo, tanto Ronaldo non è che ti cambia la vita, il base, almeno. Stasera sicuramente scioperò, l'ho fatto già. Non se devo raccontare quando hai fatto più, già ti ho risposto da prima. Dai, qua non ci credo che non esce neanche Nikon però, Mamma mia, che fame sto gioco, almeno un Nikon, una, non dica sai una. Madre Lucia, e chi lo figlia Madre Lucia? Sinceramente, cioè nel senso giocabile, non dico di no, giocabile però, cioè, no, non è che mi ispira tutta sta grande fiducia sto draft, Vabbè. Cioè, sono andato alla cena, ho trovato qualcosa di interessante. La voglia. Neuer nel draft. Neuer nel draft è proprio il top interessante di stasera. Allora, come sfida inizio, cosa che c'è rimasto qualcosina da poter fare divertente. Vediamo un po', divertente, qualcosa di esotico. Qualcosa di... Facciamoci due di Modric. Così. Guardate che stasera mi sento fortunato. No? Quando ci vuole? Cazzo, 83 con 50 d'intesa. Fratelli. Punto caldo non mi piace. Volevo farmi qualche sfida, poi io non ci stavo per niente. Niente. Non c'è un Kaiser. Di sfide Icon, non c'è un Icon decente. Poi il Ballack non mi serve, Ricosta non mi serve, Smigol. Ma Smigol potrebbe essere interessante, metto a posto di Van der Sar. Zambrotta lo trovo divertente, ma tengo il brasiliano, quindi già avrebbe senso. Questo quanto costa farlo? 85, 84. E di dove ci mangi Smigol? Palacio, no, wow, Palacio. Piuttosto Smigol che lo uso, no? Non solo fa qualcosa di divertente, no? Giusto, tengo un po' di non scambiabili, riciclando. Adesso sono due sfide 85, una sfida 84 e poi una sfida 80 non costa niente, queste qua non costano niente. Cari, giusto per metterlo a porta al posto di cosa? Sono le prime, le prime sbaggio Mangalà è carino su Schmeichel. Lois è super esotico, la squadra falla vedere, no, perché giusto per capirci pure, perché alla fine uno non è che vuole fare chissà che, però giusto per levare Van der Sar mid, no baby, questo è no il mid, no il baby Van der Sar baby, capi? Levi Van der Sar baby, Schmidt Smigol 93, c'ha tutt'altro fascino, no? Così. Tanto, Cantonamba per Ronaldinho, Vidal, Eto, Mataus, c'è. Hermoso, alla fine chi cazzo devo mettere più? Giusto, se voglio cambiare qualcosa, proprio no.
Tony, no, è scarso Smigol, addirittura scarso. Credimi, anche Zambrotta è regalato, credimi, l'ho fatto indurando bene. Ma io vorrei fare Zambrotta, a me piace tanto, lo so che è fortissimo, però c'ho questo non scambiabile, capi? Cioè, poi questo quello cioè, mettere fuori rosa Carlos Alberto la trovo una stronzata, poi giù. Sincero, la trovo una stronzata, mettere fuori rosa Carlos Alberto. Zambrotta DC, no, non c'ha senso. No, chi mi serve di più, ragazzi, è semplicemente... Mi servirebbe un attaccante al posto di tu, però parliamo che ci vuole 2-3 milioni di spesa, quindi non è una cosa che la fai così, capì? Ci vogliono 2-3 milioni di spesa se vuoi mettere un attaccante meglio di quello. Te lo ricordi quella sera durante il lockdown quando siamo andati su Google Maps? Metti Zambrotta terzino sinistro. Ma poi dovrei giocare qua dama centrale, no? Sono lo sfigato di Pippo, domani spero nei pack icon. Tuo cugino ti vuole bene, Bacco. Ah no, si sente abbaccato che ha trovato Pippo, è bene, è bene. No, grazie mille per la donation. No, e quindi questo è, cioè, perché alla fine che fai? Ozil non lo userei, Mangala non lo userei, Royce. Non ne faccio niente. Podolski, figurati. Palacio. Ma Palacio può anche sembrare divertente, cioè per l'amor di Dio. Però che ti sblocchi Palacio, cioè, non mi attira proprio Palacio. C'ha una buona finalizzazione, una buona velocità, però tiro dalla distanza è basso. L'equilibrio e l'agilità sono buoni, però quando c'è la lista di skill? Ah, 5 perché i football di mettono tutti 5. Io direi di Carlos Alberto, sì, infatti, capito? Lo vorrebbero piacere, a me piace di più Zambrotta, però sti cazzi, non metto a fare un terzino da mezzo milione perché mi piace di più di quello, di poco, cioè, fa niente. Quest'anno si gioca con lui, poi l'anno prossimo ci pensa più a Zambrotta. Ci servirebbe un Totti come si deve, bravo. Mi sembra là, mi servirebbe un bello Ronaldo Totti, ciao cuore. Anche se in realtà Cristiano Ronaldo va bene pure il 95, che tanta roba. No, sto pensando se c'è fatto Schmeichel o no, giusto per avere un portiere in più. Cioè alla fine la gente mi dice che è scarso. Come fate a dire che è scarso in un 93 così? Cioè c'ha tutte le stats. C'ha la velocità bassa, che è la cosa migliore dei portieri. Perché i portieri per essere forti devono avere la velocità bassa. Non so se la sapete sta cosa. No? Se hai la velocità bassa, il portiere i movimenti li fa lentamente, i movimenti automatici, un po' verso destra, un po' verso sinistra. Quando deve fare l'uscita la fa, non è che più veloce è, meglio è. Io poi, però se lo devi tenere a porta, i movimenti automatici, meglio che ci abbia la velocità bassa più che veloce. Quindi, voi che dite, zoppo? Perché dite che zoppo? Ma io lo voglio fare, cazzeggio proprio, ma c'è un giocatore, lo voglio farla, alla fine sono tutti i giocatori che la maggior parte sono vedi, metto in non scambiabili e via, dai, chi se ne frega alla fine. Sto meno di giocatori, do qualche giocatore non scambiabile e via. Poi 87, poi... 86 non c'ho nulla, bene, allora mettiamo 287. Quando ho fatto intesa... 65, che due coglioni. Allora aspetta però, un attimo solo, in una Premier League, in una Manchester City, in una Manchester United, quindi meglio che non faccio quel giocatore della costa. Fammi vedere un po' tutto. Ah, vedete, Harry Kane... Suarez, 86 c'ho Kewell, lì, no, però sto usando troppo di Premier, non vorrei utilizzare troppi Premier, e devo fare 85 alla fine, quindi metti 84. E metti gli 83, a sto punto ormai non ci ho fatto Premier, dove Premier, no? Aspetta, c'è questo qua. Motino e poi vediamo un attimo come siamo messi. No? Ah, metti questo qua,
questo qua, metti questo qua, metti l'eno qua, metti questo qua. Questo vediamo se ce lo possiamo risparmiare. Allora, metti un attaccante qua. Chi ci sta? Ma si è rotto pure Nico, è meglio da importante, l'intesa c'è. E allora mi serve un team of the week. Aspetta, io ho messo tutti, eh. Serve sì, un solamente un team of the week. Quindi oro team of the week. E tenga su Shaggy, non scambiabile, rotto per dito, vai. 83, vediamo che tipo di overall ci vuole. Allora, leva qua e vediamo che tipo di overall ci vuole. Allora, 89, sì. 87, sì. 85, sì. 84, no, ci vuole un 85 e... Chi tengo ignorante di 85, tenga così, no? Ok, prima sfida fatta. Allora, segnando Sensi con l'Italia. E hanno fatto con la Lituania. Siamo troppo forti, troppo forti. Allora, giocatore del Manchester City. Fammi vedere un attimo. Chi tengo del City? Ciò che uno desidera, cioè il buon Marez proprio. Vedi? Ok, devo fare 70 d'intesa, quindi fammi fa. Prendiamo un attimo, vediamo un po' Bundesliga che tende. Ah, uno, questo è non scambiabile, quindi ciao, 2, 3, 4, poi 5, 6, 7, vediamo un attimo. Così, tanto questo qua è non scambiabile, quindi lo utilizzerò. Perché non lo posso vendere. Poi questo che chiama doppia intesa qua, questo qua, poi scusa, ma se solo sta in campo, ah, perché c'è sia la versione extra. Ok, quando sto 83, vediamo un attimo che overall ci vuole. Che facciamo? Allora, con un 89 ci siamo, con un 88 no! Greve! Devo utilizzare un 89. Tanto tengo più. Non scambiabile. 69. Perfetto. Ce l'ho di più, voglio, non lo uso. Che devo fare? Sì. So c'è un iPhone, non me frega. Ok. Poi, sfida 84 con un giocatore dello United. Va bene. E un giocatore IF. Ok. Allora, Premier League, Manchester Unito. United vi tengo, tengo Rashford, di giocatore, Rashford non scambiabile, anche lui, quindi ci sta. Giocatore IF, vediamo che roba c'ho IF. Io più che dare un 80 così, mettere proprio un 81 che non fa intesa con nessuno, e via. Anzi, lo metto proprio qua, perfetto. Dato che Premier League l'ho finita e ce n'è un sacco di giocatori, faccio così, faccio Premier e via, così metto un po' di roba così. Allora faccio un 87, 85, 85, ok, no in realtà non c'è bisogno di questa roba, vabbè, 83, 83, 83, 83, 82, facciamo con calma allora, 82, 82. Cancelo 83. Ma no, l'87 secondo me è inutile che lo mette. Secondo me. Portiere non serve un gatto. Stop critiche. 82. No, portiere. Ah, portiere per forza tu devi andare.
Chiudiamo un attimo qua, vediamo un attimo l'overall. Allora, la DC. Allora, 86 siamo 84, 85 siamo 84, 84 siamo 83, quindi ci vuole un 85, 85 negazzi, ecco. Vedi, e che vuoi di più? E anche questo è fatto. Via, via, olè. Poi, sfida il campione danese, giocatore della Danimarca almeno uno, giocatore IF. Vedi che sono predestinato, che lo dovevo fare. Tengo l'IF della Danimarca proprio. E la Madonna. Allora, sfida 80 di valutazione, 80, quindi... così. Allora, 80, 80, 80, quindi bisogna fare 1, 2, 3, 1, 2, poi, e la Madonna, e... chi sono i giocatori che tengo di Serie A? Mamma mia, pensavo di tenerne un po' di più, sincero. Vabbè, con me overall ci siamo, ma fare intesa. Allora, Belotti, perfetto, Lozano, Liberi. Di rapporto, ok, AS di qua, esterno di qua, ok, ottanta, se trasformo questo centrale non vado niente, aspetta, fammi un attimo, Serie A si tengo qualche ruolo più decente, qualche ruolo un po' più acchiappabile, fammi vedere un po', tipo per esempio tengo lui a terzino, metto la terzina, facciamo più intesa, poi tengo a chistica centrale, mettilo qua, 80, perfetto, Atalanta, non ne tengo uno dell'Atalanta, che palle. Allora, fai così. Allora. A D tengo Pedro, ci tengo a farlo. Mamma mia, cioè era più un problema per far prendere l'intesa che altro. Ok, fatta pure questa. Ora, astro nascente, giocatori argento, esattamente 11, qualità argento intesa. Ah, rari argento, ok, devono essere rari argento, quindi fai. Argento rari, cioè FL ne dovrei avere un botto, sì. Vedi, vai, va. Allora, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Perfetto. Vedi, pure hanno fatto gente tra di loro. Ok. E poi 11 stronzi. No, bronzi si dice. Bronzi si dice. Allora, bronzo rari. Tipo sti campionati qua, no, eh. Uno, due, tre, quattro e cinque. Mettili tipo così. Poi. Uno, due, tre, quattro e cinque. Allora, qua
Oh, Luigi Di Bello, ciao caro, grazie mille per l'abbonamento, benvenuto, grazie, grazie, grazie. E ok, e poi difensore centrale, ruolo libero, uno a random, metti lui. Bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta, però dobbiamo arrivare a 1000 like, a 1000 like la confermo, siamo a 995 mi piace, cioè mo per 5 like, già, yeah. Mo per 5 like non ci dobbiamo perdere, voglio. 1000 like, questo Schmeichel Moment Prime ci vogliono, dai. Ed eccoli qua, e diamo il benvenuto a Schmeichel, Peter Schmeichel Icon Prime Moment. Olè, olè, tanta roba. Vi ricordo ragazzi, adesso che siete in 800, che tra due ore, ora sono le 22, alle 24 scade il contest di Instant Gaming. Il link che trovate bloccato in alto è il concorso a premi. Tra due ore viene estratto il vincitore, quindi avete due ore di tempo ancora per partecipare. Potete vincere fino a 12.000 FIFA Point, oppure potete vincere una gift card da 50 euro. Scegliete voi al momento che partecipate il premio che volete, ok? Quindi non fate i burciari, come direbbe Joker, e partecipateci. Olè, grande Peter Schmeichel, vai, lo andiamo a mettere subito in squadra, ci apriamo i pacchetti e poi ci andiamo a giocare un po' col draft, dai. Allora, andiamolo a mettere in Rose, guarda, vedo 200 persone che sono uscite, spero che siano andate a partecipare al contest. Sinceramente, un po' me lo auguro. Allora, dai, tuffo 99, presa 94, rinvio 94, riflessi 99, accelerazione 57, e poi scatto 45, piazzamento 97. Secondo me mi farebbe stimare tanto, invece ce l'ho, mi fa cagare. E se mi fa cagare, torna a Van der Sar. Guarda che Van der Sar non era tutta sta grande forza, eh. Se dici che ti Napoli ti dono mezzo centesimo. La storia di Ingoppa Instagram a Meet. No, stasera non c'ho voglia di postare. Ah, tra l'altro, una buona cosa, i prossimi premi di Weekend League, ragazzi, saranno questi qua. Pacco mega oro raro e mega raro, quindi penso che prendo uno scambiabili domani, eh. Domani penso proprio che prendo uno scambiabili, quindi ci sta. Ah, tra l'altro, i premi di settimana scorsa usciranno solo per gli abbonati, quindi farò uscire il video riservato agli abbonati, ok? Dato che non lo volevo pubblicare, però il video lo tenevamo fatto, ho detto lo metto solo per gli abbonati. Quindi mi raccomando a voi abbonati, non ve lo perdete. Allora, sì, andiamo ad aprire i primi pacchetti e poi dopo ci andiamo a spacchettare un po' di roba. Cioè, poi ci andiamo a fare qualche draft. Vai con gli argento, tutti del West Albion Brom. Tutti del West Albion, li vogliamo, dai. Fai un'icona, e non ci stanno più i pacchi icona. Ciao Mike Tyson, ciao bello. Non ci stanno più, se no avrei fatto i pacchi icona. Fra poco un mese di lavoro, non è che si vede da YouTube. Apri un pack domani dei fans. No, domani non sono in live, domani sera, voglio. Domani devo andare a Ercolano, devo andare a casa di Sciale Bunzei, che devo andare a fare un paio di servizi con Sciale, che lo sto un attimo aiutando a fare certe cose, e quindi domani devo andare a casa di Sciale, e poi quindi penso di non tornare proprio prestissimo. E quindi non riesco a fare live, no. A parte che vabbè, faccio lunedì, mercoledì e venerdì, va giù. Ho messo in mezzo questi tre giorni qua che sono più comodi per me, e penso che vadano pure meglio, perché alla fine fare live tutte le sere adesso in questo periodo qua non è il massimo, dato che FIFA non offre tutti questi contenuti, capì? Quindi perciò, allora andiamo con lo Zinco Prime. Dai, facci qualcosa di decente. Walkout di Demon, sono chiamato Mottma. Inglese Kiwell di nuovo. Io lo volevo dare nelle sfide, non l'ho dato, ma ci ho dato da volte. E vabbè, questo qua lo mandiamo. Oh, doppio walkout, ragazzi. Il giocatore del West Brom. Minchia. Doppio walkout. Che cos'è? La scoteca? Mamma mia. Grande. Dai.
E allora vai con lo zingo premium, va, casi zingo sembra andare bene. Don Evasi può andare alla festa di Gigi, vorrei fare un'alzata con te, a disposizione, a disposizione. Cioè, penso che se ne parla 2022, però quando sarà, se stanno tutti a posto, mamma mia, parlo come Luigi, no, allora, quando sarà, di fare, non ti preoccupare. Allora, consiglio un DS Icon, io pensavo Call è forte, pazzo Call, sì e no, nel senso che è utilizzabile, gioca bene, però è di quei terzini ignoranti che devono solo correre e basta. Non è che sta gran cosa. Vai, entriamo nel gameplay nudo e crudo, via! Quindi ragazzi, ricordo, potete chiedermi quello che volete in chat, parliamo di tutti gli argomenti, quindi inizia la nostra just chatting in questo momento, quindi dagli. Quando lo rimettono in pack Icon? Non lo so, forse probabilmente venerdì con l'uscita degli Swap 2, quindi cioè con l'uscita dei Football dei 2. Tony molto forte Smigol, lì però ne sanno qualcosa di lui. Spero che sia così. C'è chi dice che è forte e chi dice che non è forte, boh. Ma dipende uno dal portiere che si aspetta, perché se uno ha ogni gol che prende da colpo al portiere, allora stai proprio fresco. Ci sono troppe situazioni in questo FIFA dove il portiere non può nulla, quindi i portieri perciò io non riesco a giudicarli mai bene, perché alla fine non sai neanche tu se come vanno. Guarda come la gazzella si apre. Tony Wright Prime 90 è buono, bello veloce, è molto buono, quello da usare come esterno. Daniele Sorbillo, ti ho letto già prima. Tony, cosa ne pensi che la Cina sta meglio di noi? Stiamo così da un anno? Questo è grave. Credimi, l'ho fatto. Sì, però è forte davvero. Mi piace. A me non piace noi il Toti. Scambiate una busta con noi il Toti. Che non è il che non vale niente il Toti. Ma i portieri Toti hanno la velocità troppo alta. Quello è il problema dei portieri. Io l'ho sempre notata questa cosa negli ultimi due FIFA, dove i portieri sono molto simili. Se il portiere è troppo veloce, vi intossicate. Perché il portiere è troppo veloce... spesso e volentieri finisce sempre fuori posizione, poi vogliono fare quella specie di controlli automatici del Kaiser, cioè che si spostano da soli, che veramente danno un fastidio enorme, quindi ci sta che non vi ci trovate, voglio, bello. Vai, non scassa tutti! Noi il Toti è un altro che va da persona a persona. Tony, va bene secondo te il centrocampo Bruno Fernandes, Scandia, poi va tutti in base? Certo che va bene. Allora, Cavani no, metto Ronaldo. È Ronaldo. Sì, poi va bene così, che cazzo devo cambiare sto draft? Ayer 9 contro. Normale amministrazione. Io di Ayer Fernandes, io ho esagerato a mettere tutti sui social, anche se possiamo dire che è il suo lavoro. Ma io in quel caso non giudico, sai perché? Perché dico, quando una persona è molto esposta sui social, di conseguenza succede che i figli poi si vengono esposti nelle storie, nelle cose, quindi devi prendere una decisione subito all'inizio, o lo esponi o non lo esponi. A quel punto se vuoi vivere più liberamente, cioè nel senso... vivere tutte le situazioni con la massima tranquillità, ti conviene esporlo, quindi non vedo nessuno sfruttamento del bambino. Poi soprattutto l'importante è che lui si diverte, cioè l'instaga mamma, cioè non capisce neanche che sta a fare, quindi no, secondo me non è così grave questo fatto. Poi finché lo decidono i genitori, ripeto, è una scelta loro. Olè, bello! Mamma mia che triangolo, bellissimo. Che ne pensi del Charlie Kid? Che cos'è di Charlie Kid? Mamma mia, quanto so proprio fuori dal mondo. Che cos'è sta roba? Spiega. Così vedi la sera io imparo un sacco di cose grazie a voi. The Charlie Kid, che è un gruppo, sembra tipo il nome tipo Spice Girl. Non le conosco comunque, non so cosa sia le Charlie Kid.
Dai, chiudilo. Non l'hai chiuso. Con oro 3 si può trovare Aubameyang nei pick? Sì, si può trovare. Oro 3 già c'hai i pick liberi. Bello. Bravissimo. Buono Ciro 90. No. Tony sta una su TikTok e la seguono solo i piccoli. Vabbè, ma il TikTok è così. È un social per i bambini, ci sta. Cioè, TikTok viene utilizzato prettamente dai bambini. Mi conviene prendere l'icona baby oppure Deco dalle swap. Ma va, l'icona baby... Cioè, le icone baby devastanti sono due, tre. Non sono tantissime, quindi... Non te la consiglio la con baby. Specialmente ma a questo punto del gioco, cioè immagina pure di trovare un Ronaldo il fenomeno baby. È trovato fenomeno però, cioè capì che voglio dire. Ti esce la maggior parte, sono tutte icon che costano 100k, ma perché? Perché se le scarti te ne da 100, quindi. Perciò costano 100k, se no se le icon scartate valessero per dire 10k, voi potreste comprare tranquillamente a 15.000 crediti un Inzaghi baby. Madonna Ronaldo che gol, però è fuori gioco. Peccato che sta Charlie a 100 milioni di follower. La Madonna, 100 milioni di follower alla fascia del cazzo, la roba americana per forza. Quindi sì, 100 milioni di follower in Italia non ci stanno 100 milioni di persone. Dove li picchi? Pur volendo. Ma no, come l'avevo superato? Figo sto Aubameyang comunque. Cazzo, 100 milioni di follower su TikTok. Minchia. E che fa? Fai ballette scimo, ovviamente. Che idolo. Intanto pensa uno con 100 milioni di follower. Quanti cazzo di soldi guadagna, madonna. Star di TikTok. Mamma. Meglio di sei lì 88 Pogba 89. Ma uno fu centrocampista, uno fu difensore teoricamente. Ah, tu dici CDC, la versione CDC di De Selly? No, Pogba. Se devi usare a centrocampo Pogba. Se lo devi ovviamente usare in difesa di Selly. Cioè De Selly centrocampista. Non mi va. Non mi piace, non mi gusta. Nella mia testa c'è solo il tuo TikTok. Volevi? Un po' macchinoso a girarsi sto Aubameyang, eh? Ah. Ho preso un contratto con quale azienda la tengono solo gli attori famosi. Vabbè, con 100 milioni di follower, cioè... No, con 100 milioni di follower, è ovvio. Cioè... Con i soldi che prende può sfamare l'Italia, Vince proprio. No, ma ci sta, se hai 100 milioni di... Allora, voi dovete capire una cosa, che lei è tutto su quando si parla di grandi numeri e agisci sulla conversione, cioè, sei per forza una macchina, produci soldi. Cioè, voi immaginate solamente che lei fa una maglietta, no? E ogni 1.000 persone che la seguono, uno se la compra. È un numero accettabile, no? Ogni 1.000 uno se la compra. Pensate quante magliette venderebbe questa. Bello Aubameyang. Cioè, capì? E se guadagna 5 euro a maglietta, pensate un po' quanti soldi può fare. Cioè, sui grandi numeri è così, voglio che funziona il mondo del web. Perché poi alla fine, vedi, arrivi pure con i piccoli numeri a guadagnare, quindi immagina con i grandi numeri che si può fare. Più follower che tutta Italia, che ha più o meno 60 milioni di abitanti. Ma quello, ragazzi, pure la fortuna di parlare inglese. Infatti, noi in Italia, come youtubers di FIFA, ci difendiamo molto bene. Nel senso che parecchi youtubers di FIFA italiani, più o meno, hanno la media del 300, 400, 500 mila follower. C'è qualcuno pure sopra il milione, eccetera, eccetera. Se voi però poi andate ad analizzare questi numeri con i colleghi esteri, all'estero i canali più forti di FIFA... hanno 2 milioni, 2 milioni e mezzo, 3 milioni.
parte quei tre casi, che ne so, chi è Saguto, ma che ne so, pure personaggi assai, a parte quelli, i canali puristi di FIFA, che ne so, Miniminter, uno dei più grandi, DJ Mario, uno dei più grandi per la community spagnola, ma attaccati di gamer. Cioè, se voi andate a vedere, fondamentalmente, loro però hanno la fortuna di parlare a tutto il mondo, cioè, tranne, vabbè, lo spagnolo, che secondo me è ancora più fortunato, lo sapete, perché chi parla inglese c'è una concorrenza molto molto alta. Chi parla spagnolo è la seconda lingua più parlata al mondo, perché tutta l'America Latina, Brasile, Colombia, Venezuela, tutti questi paesi qua parlano pure loro spagnolo, anche se con i loro dialetti. Però, come devo far capire, se gli... è come se uno che parla dialetto napoletano sente parlare uno che parla italiano, comunque capisce, no? E quindi gli spagnoli, secondo me, sono ancora più fortunati, perché hanno una community enorme in cui pescare, e sono molto pochi gli youtuber spagnoli. Cioè, in confronto, il fenomeno spagnolo è molto molto più basso di quello, che ne so, italiano, per dire. Ma quante volte si possono fare i what if? Mi sembra una sola. I what if non mi ricordo come sono dinamici, sinceramente. Mi ricordo il fatto dei gol della squadra, però non quello là una sola volta accade, non accade più. Poi se hanno la dinamicità pure sulle versioni del giocatore, non lo so. Tu devi dare arrivare in finale come nel 2006? Boh, dipende come saremo in forma in quel periodo, voglio. Purtroppo queste cose vanno così. Bisogna vedere in quel periodo lì come sei in forma, quindi non lo puoi ancora sapere. Io spero che faremo un ottimo. Io allora, da un lato sono convinto che con Mancini faremo un ottimo europeo. Mo stasera non l'ho guardata la partita, quindi non lo so come ha giocato, però al di là di tutto è una nazionale che secondo me ce li ha gli attributi, questa qua. Ma come è sbagliato, Pogba, ce li ha gli attributi. Tony Charlie si insulta, uno perché compra i follower, due ha fatto 100 milioni di follower in un anno, più di pari 100 milioni in 10 anni, che doveva fare in 3 anni, nemmeno perché si mette i follower. Vabbè, che c'è PewDiePie, PewDiePie però sta su una piattaforma che non ha niente a che vedere con TikTok. Cioè, è come il discorso che ho sempre fatto, voi siete abituati, il problema della vostra generazione, che voi i follower sono follower, punto, e ovunque siano è sempre buono perché hai i follower, ma in realtà non è così. Cioè, perché avere 100 milioni su TikTok e avere 1 milione su Twitter, no? Ha molta più importanza nel mondo reale, nel mondo vero, nel mondo lavorativo, nel mondo dove c'è la gente che ragiona, quello che ha 1 milione di follower su Twitter. Un Roberto Saviano, no? Ovunque vada nel mondo, per dire, mo vabbè, lui è uno scrittore e tutto quanto, però comunque è molto seguito su Twitter. Lui, per esempio, ovunque vada nel mondo, è uno che è... lo mandano in mezzo alle fiere, cioè gli fanno cose apposite, eccetera eccetera, c'ha tutta un'altra importanza, capisci? Ma ho fatto esempio Roberto Saviano, ma ne potrei fare migliaia di esempi. Cioè, essere un opinionista su Twitter con 1 milione di follower fa sì che la sera il telegiornale, se hai detto qualcosa di sconvolgente, ti fa la notizia. Essere una bimbo minchia che balla davanti a tanti milioni di persone, si guadagni i soldi, perfetto, ma per il mondo reale si sembra uno che fa i balletti. Cioè, come io sono uno di quelli che fa i video FIFA, non è che nel mondo artistico, cioè, mi posso paragonare a un attore teatrale, storico, così. Poi andiamo a vedere, magari, faccio un altro esempio per farvi capire ancora di più, no? Prendi un qualsiasi cantante neomelodico napoletano, non hai follower miei. Però se magari andiamo, che ne so, che ne so, in qualche quartiere di Napoli dove ascoltano musica neomelodica assai, è ovvio che conoscono più a lui che a Tony Tubo. Anche se in alcuni casi ci avrei i miei piccoli dubbi, dipende a chi, dove andiamo. Però scherzi a parte, cioè, il senso è quello. Dipende tutto, no? Su dove ce li hai sti follower. Quindi avere 100 milioni di follower, mo voi dite li ha comprati, ma io non credo, perché TikTok fondamentalmente spinge tremendamente, perché poi nel momento in cui lei diventa una star verificata di TikTok, cioè subentrano le cose stile come è successo lo scandalo 2000
2011 o 2012 su YouTube Italia, ma vi racconto sto scandalo. Nel 2011-2012 uno youtuber che non mi ricordo il nome, ma era molto seguito all'epoca, teneva tipo 20.000-30.000 iscritti, che nel 2011 erano tanti iscritti, no? E all'epoca fece una polemica, no, 2013, non era 2011, poi fece una polemica incredibile perché scoprì una cosa che era assurda, che poi è una pratica che fanno tutti i siti. Praticamente i partner più grandi di YouTube, parliamo di all'epoca Ciccio Gamer, Rinella Godo, questi qua, che succedeva? Che se tu ti iscrivevi a YouTube con un account nuovo, e all'epoca FaviJ se la prese assai con FaviJ, se tu ti iscrivevi con un account nuovo su YouTube, tu se mettevi YouTube ti faceva una sorta di questionario, ti diceva quali sono i tuoi interessi, cucina, sport, ballo, videogiochi. Se mettevi videogiochi, lui praticamente ti dava una pagina dove ti consigliava dei canali, e quindi ti metteva, se tu cliccavi avanti, l'iscrizione automatica a questi canali, quindi a Ciccio Gamer, a Joker, a Ciccio Gamer, a FaviJ, e così ti metteva l'iscrizione automatica. È una cosa che tutte le piattaforme fanno. Sempre questo, anche Twitch l'ha fatto con me. E se vi iscrivevate a Twitch nel 2019 e mettevate che vi interessava FIFA, automaticamente tenevate il follow al mio canale. Infatti poi spesso li perdevo pure i follower, no? Per la serie li facevi, ma li perdevi anche quando c'è questa cosa. E quindi succede questa cosa, la fanno un po' tutte le piattaforme con i partner più grandi, non è nulla di che. Quindi sicuramente TikTok avrà fatto la stessa cosa con questa tizia qua. Tu ti iscrivi a TikTok e lui tra i primi proprio in assoluto che ti mette davanti, e lui ti butta lei. Capì? Perché la partner, cioè quella lì che c'ha più follower su TikTok, quindi è sicuramente una dei primi che ti esce davanti, e tu magari all'inizio, preso dall'entusiasmo di voler seguire la gente, la per seguire. Funziona così, voglio, quindi non credo che una con 100 milioni di follower si compri follower, perché è una stronzata, cioè non avrebbe proprio senso comprarsi follower con 100 milioni di follower già. Cioè, i follower se te li devi comprare, li devi comprare quando non sei nessuno, mica te li devi comprare quando sei qualcuno. Cioè, se già ce li hai, che cazzo ne fai? Come a me, se mi accattassi gli iscritti, io no. A me che cazzo mi cambia? Tra te ne 400, a te ne 500, a te ne 600, a me che cambia? Anche se me li comprassi, no. Non è che quel numero mi cambia la vita. Starei, che ne so, due anni a 990.000 iscritti. Mi verrebbe di comprarmi 20.000 iscritti per dire mo su faccio il milione, no? Però in quel caso, se no non avrebbe senso. Quindi comprare i follower, non so. Tutti questi consigli di foot da Negamma, Tony Bean, foot Bean, come sei in grado di spostare la webcam per far vedere i pad. Oh, grazie Dani che mi hai detto. Bravo, bravo, bravo. Nella mia testa, ma poi TikTok, poco follower e views là a pioggia, a cascata, lì non c'è proprio la cultura delle views, cioè là tutti fanno views. Hai provato Vital Football Day? Sì, Gasparino, è fortissimo Gasparino, lo consiglio veramente tanto tanto, molto molto forte. Ho trovato un bambino scambiabile al picco 81 e Sambi Hermoso Football Day pacco 86 più buono, ma se colpa TikTok non esci sull'home page nessuno te caga. Ma sì, sicuramente, sicuramente, pure là sarà così, anche se non lo conosco. Cioè, non lo conosco bene il funzionamento di TikTok, però penso sia uguale. Però mi si è fatto il cane, no, il cane del vicino che urla. Così a random. Dice, per giocare con me dovete donare, cosa ne pensi? Ah, io penso che ognuno ragiona come vuole, cioè, sul suo canale. Io sono sempre una persona molto... Allora, io ragiono in un altro modo, ragiono, sai come? Se io devo venire e fare le live per aspettarmi i soldi dalle donazioni, è meglio che ne faccio proprio. Se il mio modello di business del web deve essere quello di elemosinare, è meglio che levo poco da mezzo. Se le donazioni arrivano, fanno comodo, non lo nascondo, fanno piacere, assolutamente sì, ma se io devo venire in live col solo scopo di farmi donare, è inutile che faccio questo lavoro. Cioè, io questo lavoro lo devo fare
peraltro. Poi, se arrivano le donazioni, bene. Se non arrivano, sti cazzi, significa che non fa niente. Cioè, io ho sempre ragionato così e non mi sono mai trovato male. Non, quindi non concepisco questo fatto. Gioco solo con chi dona, cose del genere. Lo capisco, per l'amor di Dio. Capisco che tu vuoi dare un premio a chi ti supporta di più. Ci sta, ed è giustissimo. Però non, cioè, non farei mai di incentrare una streaming solo per le donazioni, perché no. Cioè, non avrebbe senso. Cioè, la live si deve fare passare il tempo. Voglio, se arriva le donazioni, vedete, mo per dirvi, no? Cioè, io se mi mettevo a fare pic, 1000 spettatori, se mi metto a fare partite così a cazzo, 300, ma a me non me ne frega proprio, cioè preferisco stare a 300, però mi fa una bella chiacchiera con due, con quelli che vogliono chiacchierare con me, con due o tre amici buoni, che mettermi là a 1000 spettatori, così magari mi arriva la donazione, un po' arriva la cosa, cioè non mi interessa, cioè questo è, arriva a un certo punto che ti scocci pure a fare questo per i soldi, cioè i soldi veramente, voglio, in questo lavoro contano fino a un certo punto. Ovvio che uno potrebbe farmi il discorso, vabbè, quando ce li hai è più facile, quando non ce li hai è più difficile, lo so, però quando io non avevo soldi, sapete cosa facevo? Anziché pensare di andare in donazioni, a chiedere donazioni, mi mettevo a mandare un sacco di mail lavorative, contattavo io i siti, per esempio io non sono mai stato senza siti di crediti, ma perché? Perché pensate che tutto quanto mi scrivevano sponsorizzami? No, perché ero io a contattarli anche spesso. Vedevo un sito che lo conoscevo, ma sai che fa? Mando un'email a supporto, ciao, ho questo canale, ho lavorato già con questi risultati, ti potrebbe interessare, non ti potrebbe interessare? Cioè, però pensavo a quel modello per fare soldi, no, a mo vado in live, mi metto a chiagna e dico io donatemi qualcosa, cioè non esiste proprio, quello no. Modalità complotto, sempre accesa la modalità complotto, quando volete, basta che fate la domanda complottara e io vi rispondo senza problemi. Uli, uli, bravissimo, non va. Per la chat è meglio Messi 7 o Nike Williams football di 10. Messi 7 o Nike Williams, guarda, io ti risponderei in Nike a 10, perché Messi quest'anno, no, guarda là. Secondo te vanno aggiunte altre modalità di foot online o di visual diverse foot champions? Secondo me sì. Oggi ho fatto un video dove ho fatto vedere dei video, tra cui la presentazione di FIFA Ultimate Team 09, e nel prendere materiale per sta roba mi sono visto un po' pure le presentazioni di FIFA 11, FIFA 10, nel video che uscirà domani, quindi non ve lo perdete. E praticamente ho visto nella presentazione tutti i tornei che ci stavano, mamma mia ragazzi, ma quanta roba c'era, confronto adesso, quante competizioni online, tornei, trofei e cose, me l'ero proprio dimenticato tutto sto ben di Dio che c'era, ma che palle, due gol fotocopie ha preso, capì? Adesso su YouTube è con il fattorino, quando dai la mancia un supporto, ma per vero stipendio lo prende per chi lavora. Sì, è così, bravo, hai detto bene, è un supporto. Poi non nascondo che per esempio sono stati dei mesi dove le mance sono state tante, per la serie quando il lockdown è stato proprio una cosa allucinante. Io il lockdown, no, ah, però Tony, no, mi sto distendo. Il lockdown per esempio è stato proprio una cosa assurda, io il lockdown, ragazzi, ho chiuso il mese di marzo dell'anno scorso con quasi 4.000 euro donati, cioè 4.000 cazzo di euro, cioè veramente assurdo. Infatti mi sono comprato la macchina. No, fuori gioco. Mi sono comprato la Fiat Tipo. Io la chiamo lockdown, quella macchina. Oh, almeno ci ho fatto girare l'economia, no? Ho fatto una cosa buona. E praticamente, cioè, capì, in un mese quello là, però non è che capita sempre, cioè, mo per dirvi, febbraio è stato un mese molto, molto, molto povero a livello di tutto proprio.
Cioè, per fortuna che ho gli sponsor fissi, perché se no, cioè, veramente sto mese no, non avrei fatto un Kaiser. Vabbè, ci ho provato. Io farei a campionato. Tu giochi 10 partite, 8 di punti di sale, 8 di punti scende e retrocede. Però sarebbe divertente. Come c'erano prima le division al campionato. Erano più belle perché erano randomiche, mo invece sono meno random. È quello che non mi piace. Fai cagare. Sì, bello tu. Secondo me i toni potrebbero fare su FIFA da lunedì a mercoledì, se non c'è niente da fare di tornei così vinci questi toni e danno dei crediti. Secondo me sì, dovrebbero fare. Allora, io una cosa che farei i tornei categorizzati, cioè farei tornei proprio sul gioco categorizzati per divisioni, cose così. Questo sarebbe figo. Una cosa del genere, o inventare tornei come c'erano una volta, al meglio delle quattro, come erano i tornei di qualificazione a Foot Champions, che erano quelli divertenti, che si facevi i tornei di qualifica per qualificarti. Cioè, non lo so, c'erano cose divertenti da fare, raga. C'erano parecchie cose divertenti da fare su Foot. Infatti, quando nacque Ultimate Team, fece un po' cagare all'inizio, quando nacque la Foot Champions, fece un po' cagare all'inizio, perché all'inizio erano 8 tornei di qualificazione, potevi uscire massimo 8 volte. Se in 8 volte non vincevi 4 partite di fila, non ti qualificavi al Foot Champions. Questa cosa faceva sì che in Foot Champions già dalla prima partita beccavi solo gente forte, ma forte, cioè era più difficile qualificarsi. Poi quando hanno messo la qualificazione a punti, allora lì è stato un po' più semplice, però era tosta all'inizio, perché chi entrava in Foot Champions era uno che aveva vinto 4 partite di fila, quindi non era il primo cognome, capito? Erano tutte quante come finali. Messo la casa di carta, sì, la prima e la seconda edizione, sì, poi dalla stagione dove non l'ho vista più, che secondo me andava bene così. Ma stai ancora con la tua ragazza? Sì, le divisioni stanno ancora ora, però con le squadre normali. Ah, sì, con le squadre normali, sì, le stagioni normali, quelle sono belle. Sono fighe proprio. Soltanto che peccato che è una modalità poco. Che fa? Si allargano tutti. Peccato che è una modalità poco giocata, però è bella veramente. Ma perché ci mettono quello scatto che non voglio? Però tutto il tempo a spalleggiarlo, quello mi lascia proprio così. Ricordi quando davano il premio mensile in base ai tuoi risultati in un mese di BL? Sì, mi ricordo, infatti facendo 4-1 pigliavo sempre il fuoriclasse 3. Era molto figa come cosa, infatti prendevo il fuoriclasse 3 sempre lì. Perché l'avevano messo in modo che se facevi sempre 1, riuscivi a prendere il livello più alto, fuoriclasse 3. Anche se dovevi fare almeno un 22... o un 22 o dovevi fare tipo 3-21, una cosa del genere. Mi ricordo che dovevi fare sempre una vittoria in più, però ci riuscivo sempre, quindi era figo questo fatto che mi davano 11 pick rossi i migliori del mese, e invece per i top 100 mensili davano un icon più 45 in forma rossi. Madonna, che pacchi che erano. E io fui uno dei primi ad aprirli. Mi ricordo all'epoca a Fabio De Nuzzo glieli aprivo io sti pack, e trovammo un botto di roba. Poi il mese che mi fece i tots, mi fece finire in top 100 mensile, feci l'icon garantita, che spettacolo, mamma mia. Comunque all'epoca c'erano tutte le SBC delle icon, ma non c'erano i pack icona garantiti, quindi il pacchetto icona garantito non c'era. Invece poi, quando non hanno messo più le SBC, hanno iniziato a mettere i pack icon. Che poi non hanno senso, perché alla fine, quest'anno mi hai messo sia le SBC sia i pack, però le SBC non le fai uscire, quindi boh, che cazzo di senso hanno quest'anno le sfide icon?
Dai. I draft dove si dà la vita. Questo sta tryhardando peggio se si stesse giocando. Sta 4-0. Sta tryhardando peggio di se si stesse giocando la partita per far fuori classe 1. Guarda, veramente assurdo. Mamma mia, vabbè, vabbè, gioca bene. E dai, mucca, mamma. Non hanno fatto l'upgrade in perché c'è rimasto male che abbia dato gol. Ah, e niente, 6-4-1, hai vinto questa partita. Il torneo di ricordo della BL non mi piaceva. Era tosto, era tosto, era tosto. Ci voleva assai proprio per farlo. Ci voleva assai. Cosa pensi di Aubameyang? Ma sinceramente me l'aspettavo un po' più forte. Non mi fa impazzire. Troppo lento a girarsi e a prendere velocità. Dai, girati, dai. Mamma mia, che palle. Cristian Bassolino, grazie mille per l'abbonamento, caro. Benvenuto nella family. Grazie, Cristian. Oh, oh, oh. Bella. Bravo. Vai, vai con calma. Giorgino, niente. Perché una volta qualificato la di giocata, dove cosa ne pensi di vie di 90? Non mi piace tanto. Vabbè, raga, Vieri è uno di quei giocatori che non è che c'ha tutta sta grande, eh. Un po' il drop delle carte. Secondo me dovrebbero fare dei pack 86 più garantiti perché 200 euro non può essere controllo in nulla, secondo te? Ma il problema è che Electronic Arts pensa che tutti quanti facciamo lo stesso fatturato suo, quindi che sono 200 euro per un'azienda che fattura le milionate di euro. Quindi Electronic Arts secondo me è convinta che la gente che gioca a FIFA, no, siano ragazzi che dici quanto hai guadagnato quest'anno? Ma io guadagno all'anno quei 3-4 milioni di euro che butto i soldi su FIFA, che fa? Purtroppo stanno fuori dal mondo. Infatti spero tanto che Mino Raiola sta facendo una battaglia contro Electronic Arts, spero tanto che la vinca per fargli un bellissimo buco in petto a quelle merde, perché quelle lì solamente con i soldi li colpisci quella l'azienda Electronic Arts. Allora non gliene frega un cazzo di niente, che cioè gli puoi dire che il gioco fa schifo, gli puoi dire che sono un'azienda di merda, non gliene frega niente. Allora l'unica cosa che gli interessa sono i soldi, punto. Quindi se vengono presi sui soldi sono poco contento. Se veramente gli devono fare un buco in petto proprio per tutti i soldi che devono risarcire i calciatori. Perché Mino Raiola ha ragione, perché loro dicono, no? Dice Mino Raiola, dice voi comprate i diritti collettivi, quindi vi comprate tutti i diritti della Juventus, no, la Juventus è proprio l'esempio sbagliato. Vi comprate tutti i diritti del Napoli, no? Ok, però Mario Rui lo vendete da solo, c'ha la carta da solo. Mario Rui lo posso mettere in una squadra dove non c'è, dove non ci sono gli altri giocatori del Napoli, dove non compare proprio lo stemma del Napoli, dove non si associa a nulla del Napoli, capì? Quindi in realtà tu non stai usando la cosa collettiva, ma stai usando la cosa singola, perché tu mi stai mettendo proprio la pagina di ricerca con nome e cognome del giocatore, ma tu non ce li hai quei diritti sul nome del giocatore, capì? E questa cosa fa sì che praticamente i calciatori possano richiedere i diritti d'immagine. Se succede che si può fare, cioè io veramente sarei, cioè godrei troppo, perché poi significa che pure il giocatore bronzo che gioca nell'ultima squadra di divisione dell'ultima può andare a chiedere 1 milione di euro per stare sul gioco, esempio. E quindi Electronic Arts gli dà 1 milione di euro a ogni giocatore, cioè capito? Oppure no, sinceramente sarebbe divertente vedere una cosa del genere, però non lo so se accadrà o no, spero di sì.
perché Electronic Arts deve essere punita per le azioni di sciacallaggio che ha fatto, perché sono veramente la cosa più, cioè 20 euro un pacchetto non si può vedere. Contenuti orribili, drop rate che non è capibile, anche con le percentuali non mi dici, però sulla base di quanti pacchetti e di quanti ne posso acquistare. Perché se tu mi dici possibilità 3% di trovare un footbird, no, ma 3% significa 3 su 100 pacchetti, perfetto, allora mi metti 100 pacchetti e io li compro tutti e 100 e me ne escono 3. No, te ne metto 3 di pacchetti, e quei 3 pacchetti miei dove stanno? In base a come faccio a sapere se quei 3 pacchetti sono uno di quei 3 garantiti? Non ha senso. Allora se tu mi metti 10 pacchetti, mi metti possibilità di trovare un footbird uno sicuro in 10 pacchetti, allora avrebbe senso la tua percentuale. Ma non ha senso se i pacchetti non sono tutti quelli che io posso acquistare, capì? Cioè io non so, se tu mi dici più del 4,6%, sì, ma dove stanno 100 pacchi che posso acquistare? Fammi capire. Ma poi 100 pacchi dove? Cioè quali sono sti 100 pack? Capì? Non ha proprio senso come loro fanno le cose. Le fanno veramente nel modo più ignobile. Poi la cosa che, vabbè, a voi non fregherà un cazzo, ma a me frega tantissimo, non supportano i creatori. È una cosa schifosa. Non supportano chi ha aiutato a far diventare grande questa modalità, ovvero i creators di YouTube, che giorno per giorno, bello da ruba, portano sto gioco, lo fanno conoscere a tanta gente, fanno appassionare tanti giocatori. Cioè, a noi non ci considerano proprio su queste cose. Ed è una vera merdata, cioè non è giusto che facciano così. Alla fine c'è un sistema tanto bello come ha fatto Epic, no? Dove fai un supporto, il supporto al creatore, tu mi fai un bel supporto al creatore fatto su FIFA e vaffanculo, cioè ci aiuti pure a noi i creators, no? Però non è nel loro interesse, a loro non frega niente, cioè veramente, raga, non è per piangersi addosso, ma a loro veramente non gliene fotte proprio nulla, pensano solo al loro cazzo di interesse e basta, cioè non gliene frega niente. Perciò per me Electronic Arts è un'azienda che deve proprio fallire, non vedo l'ora di passare a PES, veramente, non lo dico scherzando, io spero veramente, io porto FIFA perché FIFA mi piace di più come gioco, però se dovessi fallire FIFA e dovessi portare PES sarei la persona più contenta del mondo, non mi dispiacerebbe affatto. Anzi, vi dirò di più, ci godrei come un porsello. Ci godrei. Ma fai scena un difensore centrale decente, mannaggia te, no? Auriero lo scudiero. Ma a PES stanno i draft? Nope, purtroppo no. Ahimè no, non ci sono. Ma Santi Max non è buggato. Sto per confermare il mid prime con gli scambi. Vado? Se te la senti, che ti posso dire io? Se te la senti, fallo pure. Poi da via con me se ne esce niente, cioè se esce qualcosa di non buono, ma se te la senti. Però a parte Ibra, non mi pare che i giocatori si siano mai lamentati, alla fine ci giocano anche loro stessi, se avessero voluto i diritti di immagine avrebbero già chiesto danni, non credi? Sicuramente. Infatti quello della lamentela nasce tutta da quando hanno fatto il contratto a David Beckham, cioè che effettivamente hanno fatto un contratto faraonico, 40 milioni di euro a David Beckham per stare sul gioco, cioè proprio uno schiaffo alla miseria, cioè veramente proprio troppo assai, cioè gli hanno dato troppo.
Guarda Aurier. Aurier terzino. Bam bam bam. Antonio, hai fatto la caga 10 euro sulla play, cosa mi consigli di fare? Guardala, conservala. Conservala per quando uscirà un gioco da 10 euro bello da acquistare, no? Guarda sulla questione Beckham, dici che Mbappé non c'è guadagnato nulla questa messa del giocatore sponsor? Sì, vabbè, i promoter è ovvio, i promoter pure loro guadagnano. Però loro proprio prestano l'immagine alla copertina del gioco, quindi è differente per loro. Cioè lì è normale che loro hanno un'entrata extra, ma poi a parte pure perché fanno attività con FIFA, nel senso vanno a girare lo spot e fanno queste cose così, quindi è diverso per loro. Li abbattiamo, ci mette 3 anni. Cioè loro, essendo che ci lavorano proprio, quindi... Ma perché ci mette sto... Vai Drogba e Aroa List. Ci vuole Kimmich, voglio. Brava, metti pausa tu che mi fa un piacere. Che della vastu soc a mezzo campo che non va proprio. Poi ho fatto l'incontro principale, ho trovato Baresi Prime. Anzi, in modo fatto l'incontro principale il mercoledì. Li lasci per l'ultimo giorno. Olè. Lì. I conti principali si fanno ogni giovedì appena escono. Now instant. Bello, bello. No, guarda come mi ha fregato. Oh, oh, uno. Bella. C'è donna, ma me ne perdo una. Bella. E che cos'è? Donna, conosci le palazzine di Nola? No, ma guarda lo stadio il palazzino a Nola, non ne conosco l'esistenza. Io a Nola conosco a Gescal, non mi chiede se si chiama il palazzino, non lo so, non ne ero a conoscenza. Infatti oggi non sei inseguito da un branco di cani con il monopattino elettrico greve. No, bruttissima, a me fanno un botto paura i cani quando guido la moto, quando sto sulla moto e ti inizia a inseguire. Infatti mi fermo sempre, cioè quando è così mi fermo, li aspetto e si prendono vicini, gli auguro 4 capoci un mucco, si vengono ingrazzati. Però non la violenza sugli animali, però si chiama difesa quella. però effettivamente fanno paura perché poi non ragionano, si buttano magari sotto una ruota, ti fanno perdere l'equilibrio, ti buttano vicino, ti fanno perdere l'equilibrio, pigli una caduta incredibile, poi te la ricordi per sempre. Quindi no, no, no. Il problema del randagismo. No. Yeah, immensamente. Proviamoci con immensamente. Quanto tanto ci mette 3 anni proprio per fare lo scatto per correre. Immensamente Drogba. Cavani è buono su sto FIFA, ma non è eccelso, però è un buon giocatore, eh? Non è proprio quella cosa che dici o matador, però il 90 è simpatico, cioè è giocabile, ti fa ricordare di quei bei gol che faceva quando stava nella nazionale italiana. Gioco calcio Napoli. Ma non è la nazionale. Per noi è come la nazionale. Olè! Vai Didier! Gioca bene o gioca male. Didier in nazionale. Allora, lascia forte. Così. Non è fortissimo, però
Poi dipende che tipo di giocatore sei. Se sei uno di progression è buono, se sei un giocatore di progressione. Eh no. Ma Didier Drogba che da fa gli assist, non si può valere. Didier Drogba da sfuna la porta. Oh, ammonisci. Garrincia, mamma mia, che giocatore Garrincia. Sì, sì, vamo a metterlo uno. Minchia! Minchia! Boom! A capo c'è un bacio, via! Didier! Immensamente! No, ma gli fanno un gol con Drogba. Che cazzo! Non mi fa fare un gol con Drogba, ma io la denunzio! Tony, penso 100 metri davanti all'ospedale. 100 metri davanti all'ospedale, sono in palazzino a Nola. E che leggi scallo? Io mi uso il palazzino, che cazzo di... No. Non ho capito. No, comunque a Nola c'è la Gescal di Nola che si divide in varie zone. C'è un po' di gentaglia in qualche zona della Gescal, però per la maggior parte no. La maggior parte è tutte persone per bene, tranquille, lavoratrici e quant'altro. Quindi non ci sono quei fenomeni spaccio droga o cose così, no, Nola non ci stanno. Fortunatamente siamo in una zona abbastanza tranquilla sotto questo aspetto, pure a livello di criminalità, queste cose così, siamo più tranquilli. È una zona molto molto tranquilla, Nola. Però ci sta qualcuno, qualche famiglia, qualcuno, ma roba molto isolata, cioè gente che entra e esce da galera, roba così, come stanno ovunque. Ah! Bello. Bello Garrincia, me lo fai prova di testa? Mamma mia, immensamente! No, voglio quanto è forte immensamente Drogba. Cioè, ha fatto un colpo di testa. Ma che cos'è? Mi ricorda quella canzone che facevo negli anni 60, un aquilone volante. Non era negli anni 60, però più o meno, praticamente. Il problema è che mi stanno prendendo per fortuna, che cosa? Che ti sia proprio moleggio. Ecco, mi ha fatto meglio pure. Il problema è che mi stavano prendendo per fortuna che arriva un signore con la macchina e li ha fatti scappare. Affatti. Fuma di illumini e sigarette e consumo, no. Le sfide Libertadores sono buone le ultime, ma rebelli di si sfida. Migliano mi saluti, ciao. E poi devo andare sempre in bocca al portiere perché sennò questi si imbattono le mani. Cioè i giocatori sono lamentati della poca somiglianza con il periodo del gioco, se non sbaglio. Anche, Massimiliano, anche. Un aquilone volante. Veramente, che traversa che ha preso troppo basta. Sta ancora tremando la traversa. Piano piano, piano piano, piano piano si fa tutto. Ma questo perché non controlla più il player? Ok, si è scaricato pad. Zinedine. Zidane dei poveri, non va. Niente, tu schilli, questi rimangono immobili col giocatore, mamma mia. Dov'è la gente reattiva? Ciao Tony, ciao belli. Tony, dove stai? Rione Stella. Ah, il Palazzina Stella. Ah, ok. Il Palazzina Stella è un'altra cosa. Ah, il Palazzina Stella è un bel posto. Io ci sono cresciuto da vicino. Io sono cresciuto a San Paolo, sulla strada che porta a San Paolo Belsito, dove sta l'Ormech, la caserma militare. Io sono cresciuto là, sono stato... Ho abitato lì per 9 anni. 9 anni ho abitato là, a San Paolo, vicino, cioè facevo comune di San Paolo Belsito. Stavo a San Paolo Belsito, 9 anni sono stato là, quindi sono stato parecchio lì. Ho fatto parte, adesso vi racconto una cosa, ho fatto anche parte dell'organizzazione della sagra della polpetta alla stella. Mamma, ho finito un gol. Proprio top. Top lavori. Ma quel Zinedine Zidane dei poveri, ragazzi! Quel Zinedine Zidane dei poveri, che gol! Sono appena messo il giocatore, tutto bene, Matteo! Bella roba!
Dici che faranno un'aggiunta all'evento europeo su FIFA? Sì, per forza, per forza. Cioè, dovranno per forza mettere la modalità europei, credo, eh. Cioè, per forza proprio. O al massimo, cioè, se proprio vogliono fare la cosa a fetenzia, ci mettono le... fanno solamente dopo i TOTS le carte europee dei giocatori che vanno meglio all'europeo, ma farebbero una cosa troppo a fetenzia, cioè, perché... Cioè, è figo far uscire il DLC degli europei, capì? Ovviamente gratis, perché tanto pure là andiamo a spacchettare, quindi. Tipo come per i mondiali, eh? Dove il primo giorno è tutto bello, il secondo giorno regalano le icon come se niente fosse, il terzo giorno non ci gioca più nessuno. È stato bello, che quando ci sono stati i mondiali, voglio... Mm? Un aquilone volante, non va. I diritti dell'europeo li tiene per Tony, ma quando mangi un bello panino a doggino? Guarda, da tanto, da tantissimo tempo non mangio un panino da gino. Da tantissimo. Per mezz'ora a dieta, quindi. Come pure non vado dall'amico mio le dolcezze di Aurora siciliane, madonna. Quando mi manca Carmeniello, oggi l'ho visto che l'ho salutato, lo giuro. Volevo fermare, poi c'è, no, no, un po' comincia a chiangere. Che per un periodo praticamente andavo un giorno sì e l'altro pure a pigliare i cannoli là, perché lui si fa arrivare i cannoli direttamente da Palermo, dall'isola, da un bar dell'Isola delle Femmine, con cui ci ho fatto pure un video, il Maxim Bar. E sta sto signore a Nola che praticamente gli arriva sta roba fresca da Palermo tutti i giorni. E qua io è, a parte sta sfondando, sono contentissimo che la sua attività va benissimo e viene la gente da ovunque per comprare i cannoli, arancine, cassate, tutte queste cose qua. Sono molto contento perché è una persona brava che se lo merita loro. E praticamente lo vedo e me lo piango perché quando è. Ho levato due abitudini dove andavo a mangiare, gino, pepanina e questo dei cannoli per i dolci. Le ho dovute togliere queste due abitudini e infatti ho perso 14 kg, guarda un po'. Togliendo solo le due abitudini ho perso 14 kg, eh. Come è facile dimagrire. Ma che esulti che ha fatto un gol che da centrocampo si sapeva che era il gol. Sono scattati tutti i mali, mi... Esultano che fanno sti gol, stai subendo tutto il tempo. So io che non riesco a finalizzare questo drogo, va. Mannaggia Zinedine Zidane. Vai. Guarda là, ma che ci mette 3 anni per fare un passaggio. No, conosci qualche personaggio del Giglio Stella? No. Sei mai stato a Brancaccio Palermo? Sì, sono stato. Palermo me la sono visitata tutta. A Brancaccio ci abita il mio vecchio grafico Gabriele, se non mi sbaglio è di Brancaccio, se non mi sbaglio, non vorrei di cazzate, poi magari Gabriele mi... Però è il centro di Palermo, Brancaccio, è una zona centrale comunque di Palermo. Ma che sono stato a Palermo con Sciale, io quando vengo a Palermo c'ho sta amico mio di Palermo, che è il mio vecchio grafico Gabriele. Quindi, e lui, se non mi ricordo, ci portò a mangiare l'Iris in un quartiere proprio conosciutissimo di Palermo, molto famoso. Non vorrei dirti che era proprio Brancaccio, ma secondo me là era. Ma Zinedine Zidane, va, ci risultò pure come pazza, ci risultò abbracciato da Drogba. Ma quando si fa una mangiata con Sciale e Mister Franco? Guarda, in realtà domani li vedo, però non li vedo, andiamo a bagnare male, quindi, perché purtroppo c'ho un po' di, per colpa mia,
non riusciamo ad andare a mangiare domani. Se no, Franco già si era buttato avanti che voleva fare una pizza così. Città, Franco, ci voglio bene. Però domani ci dobbiamo vedere alle 2. Ho detto, quindi lo so che è un orario dove la gente normale mangia, ma io alle 2 mi sono svegliato giusto da un'ora, al massimo vado a piano cornetto e dolce alle 2 di pomeriggio. Che bella vita si durasse. E quindi però arriverà, però non vi preoccupate, voglio un mo che si riapre, ma non lo dico per dire, cioè mo che si riapre veramente, arriva l'estate che ci possiamo muovere. Cioè io inizierò a portare meno video di FIFA e molti più video su cose, cibo, viaggi e cose così, perché in quel periodo là mi diverto pure di più io a farli, quindi ci sta. Olli. Oh, Tersi, buonanotte, dai, che siamo, vado a dormire. Grande, Tersi, grazie, grazie mille. Oh, Lele. Zinedine! È pigliato tutte le esultanze, mo, vai, va. La dedica a Tersine, queste esultanze. Quanto è bella Drogba. Cade lo stadio per Dri. Buonanotte, Tony, te se ama, vado a dormire. Allora, non mi sono abituato a quello che parla dalle casse. Grazie mille, Tessi. Per presentare il mio amico Davide Taranto, ha detto Nipotino. Ciao Davide. Ragazzi, tra un'ora scade il contest. Quindi se volete partecipare, partecipate mo, che se no po' ve ne pentite. Quindi partecipate mo. A sette cannoli fanno le iris buone. Bello, sette cannoli. Bello. Ma ne pensi, non lo stemma dell'Inter. Ma lo stanno criticando in tanti, come sinceramente. Non è che mi cambia assaggio, nel senso, non la vedo così. Ma tu rischi ancora contadino e Fius e Om? No, non li sento da un po'. Però non abbiamo litigato, siamo comunque sempre amici, ma non li sento da un po'. Ivan! Ciao bello Ivan D'Alessandro Official! Ciao caro! Come si fa a partecipare? Muoviti perché manca un'ora. C'è il link bloccato in alto, quindi correte, voglio, se volete vincere, provare a vincere, manca un'ora alla fine del contest. Ok, siamo quasi a 800 partecipanti. Allora, il contest ve lo faccio vedere. Voglio, allora, cattura lo schermo. Si va a questa pagina, tra 56 minuti viene estratto. Qui scegliete quello che volete, per esempio 12.000. Vedete, ITA. In questo momento mancano per Xbox. Sì, Xbox mancano, quindi potete prendere Xbox. 75 X Arena Card e 75 euro Xbox, no, e allora potete fare la 50 euro Xbox, eccola qua, zona euro. Purtroppo se avete Xbox sta quasi finendo, che hanno di meno di scorte, mentre invece su PlayStation vedete FIFA Point, zonetta. Ah no, eccoli qua, 79,99, ci stanno i 12.000 FIFA Point Xbox One e 12.000 FIFA Point PlayStation. Cliccate qua, tac, e cliccate su partecipi. Io non clicco perché sennò parteciperei come Tony Tuba e non sia mai il sistema che mi fa vincere a me. Apri di cielo, la gente dopo mi inizia a dare i peggio insulti se vincessi io, quindi teoricamente potrei parteciparci, però evito perché non sia mai e vincessi io. Che succede? Io fottendo per dei FIFA Point o comunque dei gift card ho scelto il Season Pass di Walhalla o 5.000 V-Buck. Bella! Le sapevo un'altra esperienza nella fine del 2018. Ah, per mai dire mai nella vita, Matteo, mai dire mai. Mai dire mai. Ciao Marco Costanzo! Buonasera a tutti, ciao brother, ciao Feli! Mai dire mai! Nella vita mai dire mai, non sei mai quello che ti aspetta, no? Me ragazzi non mi hanno fatto niente, se dovesse capitare qualcosa, perché no? Che la staccherà di stasera? Ma penso di staccarla a mezzanotte 10 minuti, giusto per vedere per sfizio chi vince il contest, ragazzi, dato che manca poco. Tony, crea un gruppo su YouTube, tu, Sciale, Giuse e qualcun altro, e magnate per gli Elizzi. Ma perché? No, a me non piacciono questi scontri. Di creare una crew, se non si crea prima un rapporto di amicizia stretto con altri youtubers, non ha proprio senso per creare una crew. Se si crea un rapporto stretto, come per esempio io ho un buon rapporto con Sciale, ok?
se si crea un rapporto stretto tra me, Sciale e altri due o tre youtubers, e uno inizia magari a vedere che ci si trova bene, allora uno potrebbe pensare pure di fare una crew. Però fino ad allora, per ora, non è l'intenzione né mia né di Sciale né di altri amici pure, sinceramente. Quindi io penso che la crew ti, da un lato è un vantaggio perché hai sempre persone con cui collaborare, con cui fare, però da un altro lato ti isola, perché stai solamente con i tuoi compagni di crew e basta, capì? Quindi non è bella. Madonna, solo 200 stasera. Vabbè, raga, stasera si stira la nazionale, si vede che quando gioco non è interessante, che devo fare, faccio. Almeno nessuno mi può accusare che sono bot. Ci vediamo se abbiamo vinto, Tony. Come vediamo se abbiamo vinto, ti arriva una mail. Tony, ma i pacchetti del draft sono scambiabili? I pacchetti del draft sono scambiabili? I pacchetti del draft sono... No. Pacchetto del draft, no. Gettone draft. Ma perché per scegliere FIFA per PS4 come faccio nel contest? Scrivi FIFA, scrivi PS e ti dovrebbe uscire. Ciao Tony, hai visto la Germania? No. Non ho visto le partite smonte, sto in live da 2 ore e mezza, quindi no. Ma perché non fai una bella reaction ai gol più belli del 2021? Ma... Tony, se vinco ma non sono in live, perdo il premio? No, non perdi niente, non ti preoccupare. Dovrei dirti di sì per farti rimanere, ma non perdi niente, non ti preoccupare. Vai sereno proprio. Sono andato a partecipare al contest. Bravo Daniele. Poi mi sono uscito tutto quanto che sono andati a partecipare al contest, super contest, vale la pena. Tony, che PC tieni? Un PC l'ho preso da Nova. È un bel PC, guarda qua. Va tutto bene, ho meloso, fatto bene. È un bel PC, è un i7, scheda video. Non mi ricordo, mi pare che è una 2070 la scheda video. Mi piace come gioco sui grandi, grazie. Tony, io sto partecipando, se vengo come faccio a riscattare? Ti arriva un'email e ti arriva il codice lo riscatti, se l'hai preso su PlayStation, sulla PlayStation, su Xbox, vai, riscatta codice fatto. Tony, ho partecipato al contest per un abbonamento di 365 giorni per play. Bravo Vincenzo, tu devi fare una cosa più intelligente. Belle PC, anche una tastiera bella. Sì, no. Sa, suo sponsor che è Campano, Nova si chiama questo sponsor qua. Vedete questo qua? Mi ha dato le sedie, mi ha dato la cuffia. Questa qua, vedete? La cuffia, mi ha dato la tastiera, mouse, il computer con tutto il case loro. No, sto pieno di mi hanno fatto tutto quanto loro, bello veramente, mi ci trovo una bomba. Questo computer streamo per ore intere, lo lascio acceso giornate intere, mai un mezzo problema mi ha dato, mai. È una bomba sto computer. Poi il titolare, essendo che sono della zona, sai, si crea pure un bel rapporto, quindi ogni tanto andiamo là. E mo domani Sciale là dove andare, che deve andarsi a prendere il PC per lui, che gli ho fatto fare il PC pure a lui, lì proprio. Quindi pure Sciale avrà il PC nuovo. Bella. Come si fa a decretare il vincitore? Ragazzi, lo sceglie il sito. È a random, è a caso. Chi vince è a random. Non è che c'è una classifica. Condividete la live per avere più chance. Tony, sei una merda, ti stimo. Olì. Senti, comunque col 4-3-3 base non si può proprio pagare con 4-3-3 questo qua. Cioè, con questo mo sarà pure contenimento, ma guarda lì là, sono sempre tutti fuori posizione, guarda là, va. Ma che si sta scassando, però. Tony, ma se mi abbono poi dopo un mese si riavvia automaticamente, non so se mi hai detto, però andare a partecipare al contest. Se ti abboni e metti il rinnovo automatico, sì, si rinnova da solo. Se ti abboni, poi dopo puoi...
andare nei tuoi, no però puoi andare nei tuoi, nella tua gestione abbonamento e decidere se rinnovare o no, cioè quindi non c'è problema. Cioè domani si vede fisso il portatile, fisso ragazzi, per fare YouTube ci vuole fisso, non ci vuole il portatile se ce l'hai può essere una cosa buona in più, però per fare bene YouTube ci vuole il fisso. Il portatile, se a cosa ti può servire un buon portatile, solo se i video te li monti tu e magari che ne so, vai fuori per viaggio, stai in treno e dici ma metto a mondo video, che poi se no basta pure un tablet, se tu vuoi un film, no? C'è bisogno del copio. Per esempio io che mi affido a uno studio editing del buon Gran Christian, allora non montandomi video non ho necessità di prendermi un portatile, capi? Magari un giorno più avanti lo regalo proprio a Christian, quando facciamo i soldi glielo regalo proprio a Christian. Ulli. Ah, ma che stai italiano, Francesco Golo? È normale, si gioca la vita. Risultato esatto Napoli-Crotone 5-0 per il Napoli, perché il Napoli è il più migliore del mondo. No, non lo so. Non lo posso sapere. Ma guarda che il Napoli-Crotone, cazzo, che è una di quelle partite dove sulla carta dovresti talmente vincere in maniera ampia che finisce a pareggio 0-0. Guarda che dico. Che dovremmo vincere 3-0, 4-0, chiappiamo la partita, storta e via. Quello così è. Bello Drogba. No. Ma dove ci si può abbonare? Sotto dove c'è il tastino iscriviti, raga, di fianco c'è il tasto abbonati per abbonarvi. Tra l'altro domani esce un video premium solo per gli abbonati, quindi se vi abbonate ci avete accesso pure ai contenuti exclusive. Ci sta, dai. Mi saluti il Sici. Me lo spieghi come fare a partecipare al contest? Già l'ho spiegato prima, torna un po' indietro e vedi che l'ho spiegato. Sai cosa vuol dire puts esterna? Dovrebbe essere puoi morire. Però non è così cattiva come cosa. Cioè, a Napoli o Puzz Sternà non è così cattivo. Sono dei modi di dire che se li analizzi in maniera grammaticale possono sembrare anche molto, molto, molto brutti. Però in realtà poi detti non sono così pesanti. Non sono insulti così pesanti. Tony, ma con gli Eliz, ragazzi, l'ho spiegato 8 milioni di volte con gli Eliz, il rapporto è sempre quello, siamo amici, ci vogliamo bene, però per scelte lavorative non facciamo più video insieme, me lo spiego tutte le sere, cioè. Non capisco come mai, sembra la stessa identica domanda, non c'è mai nessuna novità su sta cosa. È sempre lo stesso fatto. Tony, ma sul gioco c'è scritto Spain Portugal, ma va bene lo stesso? No. Forse non so, perché quello è multilingue, quindi teoricamente se lo prendi in zona Europa. Io prenderei Italia, sinceramente, troppo a te. Se lo prendi Italia è meglio, Antonio, beh, fai tu, però io lo prenderei in italiano, cioè se lo trovi. Tanto ci sta, scrivi italiano, quindi dovrebbe uscire. Zinedine Zidane, la prima vinci, ma la seconda per Dim, quindi... Ormai è sempre la stessa storia, tutti i draft, cioè non si va diversamente. Cristiano Ronaldo, ma stiamo proprio esagerando. Lo farei Renato Foot Birthday? Boh, ci penso. Non lo so. Shpens. Non va sicuro niente, ma Shpens. Ci penserò e vedrò. Diego Carlos.
Linderford, ma chi somiglia a Linderford? Solo io. Yes. Vai di Manchester United. Yeah, però sei una merda, fai proprio apposta, eh. Non mi fai uscire mai i portieri che mi servono, va a cagare, va. Vai a cagare. Hernandez, non serve a niente. Vasquez, non serve a niente. Pa, 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 pa. Un centrale decente. Niente centrali, centrocampisti, niente centrocampisti. Va bene, Samine. Ah. Ah. Ah, buona. Ah. Beh, effettivamente questo qua, messo qua, mi porta a 100, vedi? Beh, già così. Se me ne dai giusto un attaccante, meglio di Vardy, no? Magari qualcosa di più caruccio. Non c'è i lei, come faccio? I lei? Cos'è i lei? Ah, è un gioco che stai cercando? Non lo so, non lo so. Scegli qualche altra cosa, tanto c'hanno un catalogo infinito, quindi hai voglia di scegliere su Instant Gaming. Ma no, che con buona vita, abbi bontà, cioè, stai veramente... Ti ho già risposto. Perché mi fai sempre le stesse domande? Ti ho già risposto. Cioè, io ho capito che sei un fan sfegatato degli Elites e sono contento che stai qua, non mi dispiace, però mi stai facendo le stesse identiche domande da 3 ore, ti voglio bene, ti ho risposto già. Non mi... cioè, non è cattiveria, non voglio risponderti male, però... cioè... Mi butti in mezzo un argomento a cui ho già risposto 8 volte. Cioè, basta, abbi bontà. Se stai qua per vedere me, vedi di me. Se sei capo e fai in giù, cioè, vai su un sito di gossip che tanto non parlerà di noi, quindi stai a posto. come stai, dai? Tutto bene? Hai sbloccato Vidal, che ne pensi? Fortissimo, fortissimo Vidal, raga, ve lo consiglio proprio, molto molto forte. Ma mettiamo questo che dà un po' di pepe al culo a Cristiano Ronaldo. Ci sta, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Mi hai giocato a Warzone? Sì, l'ho provato, ma non mi attira. Cioè, bro, ormai spara tutto, sto giocando pochi. Poi quella volta che gioco spara tutto, sto giocando assai a cosa, come si chiama? A Fortnite. Tu sei messo a Salerno? Beh, certo. Certo che sì. Claro che sì. Allora, vediamo un attimo. Difensore centrale, chi posso arrangiare? Potrei mettere Giordino al posto di questo, giusto per fare un qualcosa di esotico. Anzi, in realtà potevo mettere James, che quello lo usano assai. Ma pensi Italia Under 21? Non ho avuto tempo di vederla Italia Under 21. Torni meglio il 5-3-2 o il 4-4-2? Meglio il 5-3-2 secondo tutti. Io mi trovo meglio col 4-4-2, però. Cioè, non mi piace giocare con così. Era solo perché erano belli via. Ti ringrazio, lo so, ma infatti io ripeto, non voglio risultare antipatico come rispondo, però, capisci? Cioè, già ti avevo risposto 3 volte sullo stesso argomento. Dopo un po', cioè, già ho detto tutto, capisci? Una volta che io ti dico, non li sento da tanto, ti senti con Andrea, non ha senso, capisci? Perché se no, che domanda è? Questa è. Allora. Mamma mia, tutti fenomeni di draft, ma che è? Ma non ti unisci una FIFA di scarso come a me? Sì, Tony, giochi tu. Olè. Bella. Cioè, se in live non avvisi, biologo, ma io lei mi delude, cioè io tutti i lunedì, mercoledì e venerdì sono in live, sempre, sempre fedelis. Ma tu non hai visto che non ti ho risposto su WhatsApp, ma non ti rispondo che cazzo sto facendo, sto parlando adesso in live. Non è che c'ho molto di interessante da fare io, eh. Tu quando vedi che non ti rispondo a un messaggio nel giro di 10 minuti e dici o stai live o è morto. Pure perché sono
una cosa che è un mio difetto, che però in realtà non è un difetto, è un pregio secondo me, che sono perfezionista di notifiche. Cioè io WhatsApp, se c'ho la spunta di un messaggio, non riesco a non aprirlo e guardarlo. Sempre. Cioè, a meno che, vabbè, non sto guidando, cose così. Però è sempre così. Infatti prima ho guardato che mi avevi scritto, però ci vabbè, rispondo dopo la live, tanto lo sai che sto in live. Poi vieni e mi dici, non so che stai in live. Olè. Sempre fedeli alle live morenti. Vai Vardì, vai Vardì, vai Vardì, bella palla per Zizou che non ci arriva, peccato, non ci arriva proprio pallone a Zizou, che è diverso, it's more different, oh logo, my James, Davis, bello, la cosa mi dice Insigne Hip oppure Mertens If, Mertens è molto più, Mertens, maronna, Mertens ti cambia molto di più il gioco. Fatto bene, anche a me dà fastidio vedere la spunta del messaggio. Ah, visto, non sono l'unico, perché proprio è una cosa che non sopporto. Infatti, delle volte, cioè, delle volte mi succede che magari manda un messaggio qualcuno che non voglio, no, che mi capitano quelle due o tre persone che ti mandano sempre i messaggi più inopportuni del mondo. No, stavo a vedere il primo, vado su Magic. Olè! Mi capita che mi arrivano quei messaggi proprio che non vuoi rispondere, però non ce la faccio, cioè devo levare le spunte, devo togliere quello più uno da sopra e quindi li devo leggere. È così. Come mai così pochi spettatori? Perché non scelgo io il numero di spettatori, altrimenti ne avrei un milione. Cioè, purtroppo non è una cosa che decido io. Dovrebbero fare una cabina di regia su YouTube dove dice quanti spettatori vuoi per questa live e tu tipo, capito, li alzi, li abbassi, scegli, non scegli. Tony, ma tuo nipote ha il canale YouTube che porta Fortnite? Ah, il canale YouTube che porta Fortnite! No, non l'abbiamo più fornito quel canale, cioè non l'abbiamo più utilizzato poi perché è iniziato la scuola. Poi c'è stata la pandemia, tutto quanto, quindi l'abbiamo un po' tralasciata questa cosa. Si è divertito per un po', ma vediamo. Comunque quando vorrà tornare c'è già un canale che può non parte da zero. Gli spettatori si scelgono su Twitch, purtroppo vedi quando mi manca Twitch. Che poi in realtà è tutto un fatto ottico, perché se su YouTube vedi un canale che ha 200-300 spettatori pensi che stia andando una merda la live, no? Se invece lo vedi su Twitch pensi che stia andando bene, è tutto un fatto di mentalità. Sempre 200-300 persone sono, io ma non lo sto neanche guardando il numero di spettatori, quindi non lo so neanche quanti ne siamo, sia chiaro. Prima eravamo scesi a 300, quindi ma non lo so quanti spettatori siamo. Però è così, cioè mi sono reso conto che se ce li hai su YouTube sembri uno sfigato, se ce li hai, guarda, 268, se hai 268 spettatori su Twitch, respect, se ce li hai su YouTube, sfigato, cioè non ho mai capito sta cosa. Uno su YouTube si aspetta sempre numeri maggiori, effettivamente ci può sta, però sti cazzi ragazzi, stasera è andata così. Olè. Olè. Forse pure perché ho caricato il video oggi, quindi troppe feed in un giorno non le mando, può essere pure per quello. Ma che gol ha fatto Vardy? Secondo te è buono Vidal SBC, cioè se è il migliore? Certo che è buono, certo che è buono. Fatti Palacio un mostro. No, non mi piace essere Palacio. Mi sono fatto convincere da poco a fare Vidal. Lui mi è piaciuto Vidal. Arturo mi è piaciuto. Veramente tanta roba. Ronaldo. Infatti a me non è arrivata la feed. Può essere pure questo fatto, lo sai, anche se poi a un certo punto quando ho fatto le pick, gli spettatori sono saliti quando ho fatto le pick. Infatti abbiamo fatto pure meno di 1000 like o più di 1000 like, però boh, si è una bella mastica sinceramente.
ormai mi sono reso conto che sta presso i numeri OU è veramente troppo, stai troppo azzeccato, cioè la vivi male. Invece la cosa principale, poi le mie riguardano pure un sacco dopo, quindi metti la privacy, così anche se leggi il messaggio non glielo rispondo, che ho letto, vedere rispondo e rispondi quando vuoi. No, vabbè, non mi interessa farglielo vedere che ho letto o non ho letto, sinceramente. Anzi, delle volte non rispondo e mi fa piacere sapere che lui vede che ho le due spunte blu, la persona a cui sono molto stronzo su questa cosa. Mi capita spesso di vedere i messaggi, li leggo, devo uscire la spunta blu ma non rispondo. La sera proprio non è detto niente di interessante. Ma questo è il problema di biologo, il biologo che mi infonde queste cose. Io prima non ero così. La soglia d'attenzione alta. Vuoi considerare un Eddie con massimo 300k della serie A? Ah, e chi ci sta Eddie della serie A? Mo ci penso. Eddie della serie A, chi ci sta? Qualche missione di Hakimi simpatica. Raccontaci una storia paranormale che ti è successa. Wow, paranormale addirittura. E che mezzo succede a me paranormale? Voglio, visto che casa a Nole, mica sto a Los Angeles. Che mi deve succedere di paranormale? Bello. Grande Zidane. Ma non è Zidane e Pogba, per me è Zidane. Lo Zano 86. Bravi ragazzi. Ehi, ma avevo proprio dimenticato lo Zano. Lo Zanone grandissimo. Candreva Storyline. Ma come tu fai a pigliare Candreva Storyline? Non ci sta più. Penso che se ce l'aveva. Non stava qua a chiedere il consiglio. Boom baby, vai, con me non ce la fai. Scendo in pista, vado in pista. Lo scherzo di quando ti chiamavano al telefono. Ma basta scherzi telefonici, ragazzi, basta. Noi siamo contro queste pratiche. Hai mai fatto una rissa? Fatto no, trovato per scambio sì. Mi sono trovato più di una volta immischiato, però non c'entravo niente, io non sono un attaccabrighe, cioè per litigare con me ce ne ho, non sono uno che attacca brighe, però quando si è più giovani e si va a scuola, specialmente in quei periodi là, ti cade che per colpa di un amico che litiga con uno ti trovi in mezzo alle risse, non sai manco più perché. Ci sta ancora Candreva? Perisic Football Day. Bello Perisic. Ce la fai 150k a comprare Perisic, sì? È bello Perisic. Bel giocatore. Vedi chi è più fissato di Serie A? Io Serie A purtroppo non ne capisco. Sì, ma questo mo ha mollato il pad, no? E che palle, io mo che faccio? E poi guarda lo stronzo, clicca il tastino. Ah no, ok. Se faccio le live su TikTok, su Twix, chi mi segue? Ah, io seguo da biologo. Ne può fare coppa a Twitch. Antonio, hai mai mangiato un limone intero? Quando mangi la frittura di pesce e ti spremi un limone sopra, non vale? Non è la stessa cosa? No? Cioè, capita! È anche divertente, spesso, eh? Non è che non è divertente. Dove sincero lo consiglio Palazzo, a 5 stelle skill e 5 piede debole e corre un botto, no 4 piede debole, corre un botto come super sub è fortissimo, ma come super sub sto qui solo a pagamento, allora te fa OnlyFans, fatto OnlyFans, fai per seguire il biologo 10 euro al mese, okay. Ma devi capire che c'è sta gente su OnlyFans, sa busca 3, 4 mila euro, 5 mila euro con 100 abbonati. Abbonamenti da 50 euro, 100 abbonati, 110 abbonati da 50 euro. C'è la miseria, io tengo un canale a fine giornata, faccio 30.000 views, 20.000 views, ho 30.000 persone che mi hanno visto, stendo da 500 abbonati, a euro però. C'è uno di quelli, 100 abbonati da 50 euro, cioè tu fai 50, cioè capito quanto sono? Sono 5.000 euro. Calcolatrice, sì, voglio su 5.000 euro. 50 euro per 111, fece vedere alle Iene che aveva, 5.500 euro. Ma
è come abbonarsi a porno vr. Non capisco questa cosa, mio Dio. Dovresti essere detto. No, ma è un maschio, non capì. Fece vedere ieri il servizio alieno, un maschio che praticamente faceva cose che frustina, che frusta. Teneva la ruota dove girava la persona dentro la ruota. Mammella. Ciao, ragazzi, mi sono fatto vendere 88 DC, che dici? Probabile? Tony, me lo fai un saluto per il mio amico Gennaro Turco. Ciao Gennaro Turco. È un maschio, bravo. Un maschio che praticamente faceva quelle cose, che frusta, che cosa, così. Ma poi ho sbagliato a 5 skill. Io la stimo troppo. Ciao Tony, ho trovato Maradona 91 dal Paccai con Baby, te lo consiglio. Grande Diego Armando, sempre fortissimo. Tony, io la stimo troppo, la ringrazio sul Daniele. Allora, Tony, 451 è buono come modulo? A me non fa impazzire, però è buono perché c'è un sacco di gente al centrocampo. Però è lento per costruire azioni, capì? Molto lento. Però i soldi fans troppo sexy e mantiene ceroso. DSDM a quanto pare va forte ultimamente. Mamma mia. Io investo in borsa. Compri frustini. Compra le azioni in azienda con i frustini. Conoscendoti tuo fuck. 4 membri dello Stato nazionale italiano positivi al Covid. Olè! Olè ironico. Tony, spacchetta, dai, io indo, stiamo con le pezze al culo. Lascia perdere, guarda, lascia perdere. 200 euro di FIFA Point e non ho trovato un Kaiser. Lo dico, ho trovato stasera, ce li ho ancora in lista se non mi sbaglio. Ah no, li ho torti per non piangere. Lasciamo perdere. Però gli 80 lì da dove avevo fatto quel tizio. Tony, una domanda, tu quanti FIFA hai giocato? Ma io il primo FIFA che ho giocato è stato FIFA 1998 su PC. Quindi pensa un po' di quanti anni addietro ti sto parlando. Poi ho lasciato FIFA, ho giocato a PES. Come tutti, perché c'è stato un periodo in cui PES era nettamente superiore a FIFA, quando la serie si chiamava più Winning Eleven, usciva per i campionati giapponesi Winning Eleven e per gli europei PES, e ho giocato quello là fino a PES 6, poi da PES 6, quando uscì PES 2008, secondo me è stato il primo capitolo a floppare proprio pesante di PES. PES 2008 era ingiocabile online, quindi lo mollai e giocai un poco a FIFA 08, che lo comprai ma non mi prese. Poi giocai UEFA Euro 2008 e mazzeccai, mi piaceva proprio assai UEFA Euro 2008, perché FIFA all'epoca, quando non c'era Ultimate Team, quando c'erano gli europei, faceva uscire il gioco proprio degli europei, poi usciva il gioco, capite, dei mondiali, così. Giocai UEFA Euro 2008, mi piacque, e mi comprai subito FIFA 09. Giocai a FIFA 09, mi piaceva assai FIFA 09, e da allora poi ho sempre giocato a FIFA fino a oggi. Cioè, sempre solo FIFA ho comprato. Cioè, in realtà non è che ho comprato, compravo anche PES. Mo ultimamente me lo regala Konami, mi hanno messo in una lista dove mi regalano sti PES, quindi sono contento. Ogni anno compravo PES gratis. Però non mi piglia. Non mi piglia. Mbappé si può usare COC con Falco? Mbappé COC con Falco? No, con Falco no. Mettere una motore per farlo così. Mettici una motore. Una motore o qualcosa che gli dia il dribbling. Gli dia, scusami, il passaggio. Sono tornato e mi ero appisolato sul divano. Capita. Nell'86 ho trovato Messi e Son. Tu la consideri una sculata? Indimeno. Un bel piatto, provola, capocchia e funghi. Ma la capocchia non è che mi attira assai. La provola e funghi mi piace. Tony, leggi su, please. Riscrivi. C'è quello che stai a chat.
Non è donna incredibile come a distanza di anni mi fa ancora divertire, dicevo da quando avevo 14-15 anni, ora ne ho 18 di Siama. Grazie, grazie, bello, grazie veramente. Ma che ora stacchi? Raga, penso tra poco, non lo so, sinceramente. Volevo aspettare mezzanotte giusto per vedere, chi vinceva il contest. Giusto per quello. Siamo 832 partecipanti. Olè, dai, dai, di più, fate partecipare i vostri amici, raga. Fate partecipare i vostri amici, magari vincono loro, che ne potete sapere. Mancano 24 minuti, venite qua, scegliete il vostro gioco, potete scegliere pure, vedete, la card di FIFA Point, potete scegliere l'abbonamento 12 mesi Xbox. Potete scegliere i giochi della Nintendo Wii, Nintendo, l'abbonamento 12 mesi alla Nintendo Individual. Cazzo, costa solamente 17 euro l'abbonamento. Minecraft! Io vorrei vincere Minecraft. Oppure c'è un bel sito, raga, c'è Grande Fauto Premium, vabbè, 9 euro, non mi conviene. Non viene più puntare, magari, piglia Grande Fauto. Vedete, piglia la gift card 5.000 V-Buck. La Nintendo Shop Card 50 euro, che poi tra l'altro vedete su questo sito sono anche scontate, se mai volete risparmiare, sto sito va pure bene. Poi cliccate sopra partecipa e avete fatto. Io non ci clicco perché se partecipo con motore YouTube non sia mai vinco, dopo dicono che il contest è fasullo, quindi non ci partecipo. Ho pubblicato la fan art dell'altro ieri su Reddit. Bravo. Però su quanto sto preso 2200 FIFA Point, se no non mi faceva prendere niente. Oh, mi dispiace. Però non fai più live su Twitch, sei troppo forte, perché non fai live nella sala LAN? Ma io mo su Twitch torno con Twitch, quindi sì, farò le live con Twitch. Con Twitch posso dirlo, perché ormai mi hanno confermato che va bene. Ho firmato fino a dicembre, raga, quindi fino a dicembre sarò con Twitch. Tu sei il mio sogno, mica potresti seguirmi? No, continua a sognarlo. Ma non ho capito le storie che hanno fatto gli Elites dicendo che chissà cosa avevi fatto e che avrebbero fatto un video riguardo, boh. No, Antonio, è una mossa pubblicitaria per fare bordello, per il video che uscì sul canale Elites, dove ci stavo anche io, dei kebab. Se vai a vedere, facemmo quel casino, facemmo finta di aver litigato per promuovere quel video là. Ma bisogna registrarti per partecipare al contest? Certo, no, Ludoman, Ciro, è ovvio. Pro Evolution Soccer si giocava a 6 anni, lì? Non interessa. Io ho partecipato, ma se ho scelto FIFA 21, per che piattaforma è? Penso che se l'hai scelto base, l'hai scelto per PC. Se l'hai scelto che a fianco non ci stava scritto PS4 o Xbox o Nintendo, l'hai scelto per PC, quindi sarà per quello, penso, Tony, scusami, cos'è Twitch? Twitch è una web TV napoletana che praticamente sta su Twitch. Su questo canale ci vanno più streamer e io collaboro con loro e mo fino a dicembre sarò con loro in questa nuova avventura. Tony, ma non vai più nel tuo nuovo studio? Come? Ci vado qua so spesso, non dico quasi tutti i pomeriggi, ma poco ci manca. Solo che quando sto là, lavoriamo, non sto a streamare. Le streaming per ora che siamo in zona rossa me le faccio da casa. Poi più avanti streamerò da lì, però per ora ancora no. Twitch è la nuova banca, differente. Twitch è differente. Come faccio a partecipare a giveaway? C'è il link in alto, guarda, il link nel messaggio bloccato in alto. Però secondo te me lo faccio Palacio? Perché no? Bella tua, sei il mio numero 1. Ciao Antonio, mi raccomando, fate partecipare pure i vostri amici, no? È una bella occasione, non fate vincere qualcosa, magari così vi devono un favore, facete per gli amici a team pace, lo fanno servire a team UE. Grande Tony, con questi proverbi che li capisci solo tu, c'è un grande. Vediamo se aumenta i partecipanti, quanti ne siamo? 8.32 eravamo, vediamo, aggiorna quanti partecipanti siamo? 8.61. Minchia, la call to act funziona, dai. Ha funzionato la call to act. Bravi, bravi. Ha funzionato. Olè. Ah, mi fa piacere che almeno vinci qualcuno. Vediamo un po'.
Pare mi stavo sentendo con una ragazza, ma si è messa con un mio amico. Ah, greve. Greve. Tre partite, divisione 6. Vai, Smonten. Arriverà in divisione 1, io lo so. Come stai, Sommito? Ciao, Giovanni, tutto bene. Non partecipare se non c'è meno possibilità che vinco. No. Mi ero dimenticato di partecipare, però ora sto partecipando. Grande Giacomo. Grandissimo. Quindi... Ole. Perché sto guardando il cellulare così a caso? Diego, ma hanno assegnato i premi su Magic? Ti hanno messo i premi? Cioè, è scaduta... A che ora scade? Tony, ma è forte di Atta, What If? Dicono di sì, io non l'ho provato, però dicono di sì. Ciao Tony, saluti, ciao Antonio. Tony, che palle dal 25, 81 più, ho trovato solo Silva If, unico walkout. Ah. Beh, da un lato meglio, perché pensa di aprire il pacchetto e non vedere neanche walkout, veramente proprio, eh. Tony, partecipanti solo i tuoi follower, se vedi. Sono solo i due follower. Ah, beh, ma sai che cos'è? È una piattaforma esterna. Io la prima volta che ho fatto il contest effettivamente ci hanno partecipato in 2600 persone. Però c'è da dire che dicembre uno è pure più seguito a dicembre. Quindi ci sta. Gennaio sui 1500, febbraio... questo è gennaio. Febbraio è una merda. Febbraio 500, porca puttana. È andata proprio una merda. Bene, ma secondo te com'è la squadra della settimana? Secondo me niente di che, cioè sinceramente poteva essere più forte, però vabbè, il punto è che non capisci mai se lo fanno realmente perché mettono i giocatori migliori o no, tipo l'altra volta che feci tripletta a Ronaldo non lo misero, quindi boh. Un grande, sei l'unico youtuber di quelli che seguo che secondo me è quello più sincero e che ci dice le cose come stanno di Simon Botto. Grazie Dennis. Poi non ti è stufato sto FIFA? Il gameplay sì, le promo no. Sei favorevole alla chiusura delle scuole? Sì, ma è più a scuola, tutti in ignoranza. No, ovviamente. Allora, le scuole devono essere riaperte però in sicurezza. Quello è ovvio, perché la sicurezza è la prima cosa. Quindi, perché poi se succede qualcosa, che qualcuno sa male a scuola, non è giusto. Cioè, quindi... Sono favorevole alle riaperture, ma solo se si possono mettere in sicurezza. Voilà. Credo. Tony, che ti aspetti dei pacchetti di domani? Ma guarda, quello che mi aspetto tutti i giovedì. Nulla. Manca un like ai 1300, lasciate like. Comunque aperto il 287 ho trovato Kanté Hummels. Kanté Hummels, bello. Sei sempre più bello, andò. Bella, just pretty. Come stai? Bello. Tony, sono solo quelle tre carte nuove trovate, non ne trovate più? No, stasera abbiamo trovato altri. Ho trovato il terzino destro francese venduto. Come si chiama? Zambia? Una cosa del genere. Che ora stacchi, Tony? Raga, tra poco volevo giusto aspettare la mezzanotte per vedere chi vinceva il contest di Instant Gaming, quindi mi faccio sti 20 minuti a chiacchierare con voi. Ci aspettiamo insieme che... chi vince il contest e poi dopo stacco, dai. Nel frattempo mi faccio una goccetta di caffè che non fa mai male. In realtà fa malissimo prendere tutti questi caffè, però io me li faccio decaffeinati, quindi il deca dovrebbe fare meno male. Meno male che te voglio bene, meno male che te voglio deca. Ole. Minchia che mal di schiena. Allora. Un attimo che arrivo e leggo la chat, non vi preoccupate. Che avvoleggo. Allora. Tony con 170k cosa mi consigli? Ma ci sono un sacco di giocatori, dipende che ti serve se in attacco o difesa. Tony, ho trovato Zoet nel team of the week attuale. Boh, devi non trovare nulla. Quindi, ma su cosa hanno basato il team of the week? Sulle nazionali? Penso di sì. Penso quelli che hanno segnato in nazionale. Quando non ci stanno i campionati fanno così. Tony, ma su FIFA conviene giocare col falso 9? No. Quest'anno no, non conviene.
per il tipo di gioco che si fa quest'anno non conviene. Non conviene, non conviene. Allora, vediamo a quanti partecipanti siamo. 886. Oh, io ho fatto 100, 200 partecipanti nuovi stasera. State condividendo a manetta, grandi. Grandi, grandi, grandi. Dagli, dagli, dagli. Quanto manca? Quanto manca? Mancano 15 minuti. Ah, ovviamente, mo ve lo dico, dato che state qua. Guardate che sto contest noi lo facciamo ogni mese, quindi mo il 5, il 6, il 7, più o meno intorno al 5, 6, 7 d'aprile vi darò il link del nuovo contest, che poi sarà lo stesso link, quindi non vi preoccupate. Però noi ogni mese lo rifacciamo, quindi ogni mese partecipateci, capite? Tanto è gratis, avete visto, cioè alla fine potete vincere gratuitamente. Poi Instant Gaming è pure un bel sito, se lo iniziate a usare vi trovate bene, ma io non lo dico per esperienza, perché 12.000 FIFA Point, li pagate 99 euro, lì li comprate originali 100% e li pagate 10 euro in meno, 15 euro in meno, sono soldi. Se avete gli access invece potete comprarvi le gift card dove risparmiate e vi sfruttate lo sconto degli access, è quello là. Quindi vi conviene. Cioè alla fine dov'è che pagate 85 euro 12.000 FIFA Point, se ci riflettete? Con gli access li pagate 89 e lì li pagate 85. Come si partecipa al contest? Giuseppe, veloce, sopra in alto c'è il link, vedi? A mezzanotte scade, quindi c'è il link a mezzanotte. Anzi, poi facciamo così, va. Creiamo un po' di... Ah, però non vedo la chat. Se no devo fare un'altra cosa. No, 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 non posso fare, perché se no non vedo la chat. Non vedo la chat. Allora, la sigaretta elettronica l'ho accantonata un attimo. Troppo il periodo di merda. Sono tornato in mano alle sigarette normali, voglio. Periodo di merda. Che non è una scusa, però. Ah, già arrivato, mi ha mandato già di. Non so ancora, ho shoppato a pazzo. Oddio, passi di maestria. Che ti hai pigliato un box? Ma lei è un matto, madonna, bio. Però a voi, ho visto che mi ha dato pure i soldi a quel ragazzo, quindi significa che ti caricato PayPal stasera. Ho shoppato 100 euro su me. Che la me, un cinese mi ha detto il 5. FIFA coin. Oggi, domani. No, domani, dopodomani. Questa vita la prendiamo come viene. No, basta Nicola. Togli 700k, chi potrei prendere? Mi serve una punta, un esterno. O Neymar, Vidal, Dybala, Rabiot. 700k già per pigliare Ronaldo. Quando ti manca Cristiano Ronaldo? Vai, lo prenderei, Dybala, Rabiot. Da un po' che non passo, sei sceso di spettatori. È fattuale, Nick. Vabbè, ma mo pure perché è un orario insolito, quindi perciò facci vedere la squadra. Olè! Ma secondo te funziona le probabilità di in più di vincere al contest secondo le pagine? Io l'ho fatto lo stesso. Secondo me sì, funziona. Secondo me, secondo me funziona. Non ho fatto uno scureggio, non ho disattivato il microfono perché sennò voi mi ricaricate le clip. Però tra poco mi sono ucciso da solo questo scureggio. Allora, non streami più su Twitch? L'ho spiegato prima, sì, ho rinnovato fino a dicembre, quindi mo da aprile inizierò. Tengo appuntamento settimana prossima con loro, vado in studio da loro. Per definire i format e tutto quanto. Tony, un altro video tipo a luci rosse? È divertente, però la qualità dell'immagine non mi piace, perché i video col visore, siccome l'Oculus è di Facebook, c'ha proprio delle cose che fa troppo cagare la qualità di streaming, quindi non riesco a catturare bene il video. Allora, sul mio canale ho 268 iscritti, con le live ho circa 20-30 spettatori, medio è buono. Cazzo, è buonissimo, Mima, ne voglio. Ma guarda, dico una cosa, gli spettatori medi su YouTube c'ha poco senso, nel senso che se parli di YouTube, se parli di Twitch allora c'ha senso. Se parli di YouTube c'ha poco senso, perché YouTube
il pubblico non è tanto formato per le streaming, infatti lo vedi con me, cioè io se porto il contenuto tocco i 1000, se sto a chiacchierare così con la fetta di pubblico più così vedi scendo a 200, cioè non è così fidelizzato il pubblico di YouTube, a differenza invece di Twitch. Twitch, se porti il contenuto, magari c'hai quel boost di 50 spettatori, ma dicendo del 10-20% del canale degli spettatori medi. Su YouTube no, su YouTube triplicano, quadriplicano i numeri, salgono e scendono come se fosse niente. Quindi se mi parli di Twitch è una buona media spettatori, se parli di YouTube in realtà è buono lo stesso, ma se devi provare a raddoppiarli velocemente quei numeri, devi vedere con che contenuto li puoi raddoppiare velocemente, capito? Portando che contenuto, esempio fai FIFA, provi a fare una volta pack opening, provi a fare una volta l'SBC, provi a fare una volta il giocato, provi a fare una volta cambio squadra, non lo so, queste cose che funzionano e vedi un po' dov'è che ti seguono di più. Però se ti danno 30 euro mi metti moderatore? No, ci voglio bene ma no, ci voglio perdere i 30 euro. Anzi, se volete donare, non chiedo per piacere, donate prima di mezzanotte, così finiscono nel conto di marzo, ma arrivano prima. Che merda che sei, Tony Tubo! Mi arrivano nel mese di marzo. Segreti per crescere su Twitch? Ma segreti ce ne sono, però ci sono dei trucchetti, però bisogna analizzare quale community vuoi parlare, che tipo di video vuoi fare, che tipo di live vuoi fare, e c'è lì, allora si trova poi il sistema. Però non è così facile. È bravo Bio, ti immagini che mi mandano una donazione alle 00 e 01 che le finiscono sul conto il 1 aprile, li vedo il 25 giugno, hai capito? Invece se mi finiscono mo li vedo il 20 di aprile, 22, 23 di aprile li vedo questi soldi. Però metti 20 euro sul FIFA per un body pack, no. A cantare queste canzoni, questa vita la prendiamo come viene, togli l'uba sparata ad un carabiniere. Com'è il Hermoso Frutto Verde? Molto forte, molto veloce, c'ha l'autoblock, cioè c'ha l'intervento automatico da solo, mi piace assai. Togli, seguo la carriera allenatore del Chiavari su FIFA 15. Olè, grande Mattia. Io faccio a volte live su Twitch, ho più o meno uno spettatore. Ti dico un segreto, Giacomo. Prendi il telefono di tua madre, poi prendi il telefono di tuo padre, di un parente, prendi due telefoni in casa, connettili alla streaming e pidi l'affiliazione, capito? Cioè, fai a media tre spettatori fake in gran ZD. Ti metti tu col computer aperto, poi altri due telefonini in casa col 4G, così si connettono all'antenna, non pigliano l'IP tuo. E fatti tre spettatori. Ma la start della partita, no raga, io sto per chiudere, però voglio aspettare il contest, la fine del contest, mancano 8 minuti per vincere, anzi ma vi faccio l'ultima call to act, così se la volete fare lo fate adesso, perché mancano 7 minuti, potete andare qui, scrivere quello che volete, potete vincere 12.000 FIFA point, tutto quello che è disponibile sul sito, 50 euro, addirittura per PlayStation sono le carte, vedete, da 75 euro, tutte queste cose qua. Potete vincere, che ne so, Minecraft, potete scegliere pure i giochi per PC, potete scegliere pure i giochi per la Nintendo Wii, Mario Kart, Mario Switch, Mario Maron, Mario di qua, Mario Tennis, figo, cioè, anzi 50 euro Mario Tennis, sì, di da B. Cioè, quindi potete scegliere tutti i giochi che volete, una volta che avete scelto per esempio il gioco, ci cliccate, pof, poi fate partecipa e avete fatto. Io non ci clicco per non partecipare al mio stesso contest. Il link lo trovate nella chat bloccato in alto, partecipate, poi tra 6 minuti si sceglie il vincitore, quindi avete 6 minuti di tempo per partecipare proprio, no? Così. Quindi se volete provarci, provateci, sta il link bloccato in alto. La registrazione, potete registrarvi pure con Facebook, pure con Google, quindi l'account stesso che avete di Google, quindi non è facilissimo registrarvi a Instant Gaming. Ma tra l'altro è un sito che dove si risparmiano bei soldi se comprate così. Poi ho partecipato, se vinco potrei godere. Meno due game alla divisione 6. Vai Smonter, siamo tutti con te. Ma esce il nome subito? Sì, esce il nome subito a mezzanotte.
Tony, in tal caso vinco, io me lo spediscono. No, vi mandano il codice, raga, sono tutti codici digitali. Mi mandano il codice, andate, riscatta codice e ve lo prendete. Ah, poi 12.000 crediti, ne ho presi 4.000. Ah, hai fatto 4.600. Ma è buono Ashley con lo baby. Di nuovo detto di Rubiano su Fibri, c'era mio amico a romperti le scale per fare una partita insieme. Grande Andri! Saluto agli amici di Rubiano. Che bel evento che facciamo a Rubiano. Chissà se magari possiamo organizzare qualche altra cosa. Io il numero me l'ho perso del ragazzo di Rubiano. Di quel ragazzo di Rubiano che organizzò. Perché mi piacerebbe poter fare qualcosa insieme, qualche torneo insieme, dato che lì c'era quella zona molto bella che teneva l'aria lì. Se potesse fare qualcosa di divertente con l'Evolution, così. Sei ricco? Sì, d'animo. Gaspare, sono ricco d'animo. È una ricchezza. Se vinco il contest, canto dove tu regna fuori dal balcone. Prova di fare riprendendoti, se no non va bene. Se no sei bugiardo, non devi fare che mentre lo fai ti devi riprendere. Ma vieni a Terni a fare l'evento. Raga, vieni a me se... Allora, io, se avete papà che fanno sindaci, assessori su qualche comune, non scherzo, fatemi contattare perché veramente possiamo fare belle cose. Ve la butto lì. Se avete un parente che fa l'assessore, un sindaco in qualche comune, così... me lo dite, se vi interessa organizzare un torneo e-sport, ci abbiamo tutta la struttura per farlo. Ovviamente quando si potranno fare gli eventi dal vivo, quando ci sarà finita l'emergenza Covid, perché mo c'ho pure un paio di situazioni con un paio di comuni che non possiamo fare per via di questa cosa. Mancano 4 minuti, ragazzi. Vediamo se qualcuno alla fine ha partecipato o no. 16 persone in questo in più, siamo a 910 partecipanti, che sporcaccione. Dai, sarebbe bello arrivare a 1000, ma anche da 3 minuti è possibile. Quindi mandatelo pure ai vostri amici, fatelo fare pure ai vostri amici su WhatsApp, così. Tony, visto, e magari si trovano, no, si scrivono pure a Tony Tube, grazie che potrebbero vincere grazie a Tony Tube, almeno io mi scrivo a Tony Tube. No, non siamo. La gente si impressiona, si iscriversi a un canale nel 2021, non sia mai. La gente non c'è più abituata a sti fatti di iscriversi ai canali. Allora, Tony, se vinco per Andy mandi il video, lo so Daniele, sei un ragazzo di parola, perché non ti dovrei credere. Tony, ti seguo dallo scherzo di Pelé, epico. Oh, mo a mezzanotte, quello lui lo carica il 1° aprile, perché c'era il pesce d'aprile, lo carica il 1° aprile 2017, il video di Pelé. 2018, 2019, 2020, sono 4 anni di video di Pelé. Che figata! Fai vedere il vincitore con OBS? Sì, lo faccio vedere. Mo che si sblocca, lo faccio vedere. Se vinco, mangi un limone intero. Ma tu tieni sta botte di limone, Luca Camucci. Ma io immagino che tu abiti in Sicilia, no? Tieni una villa in campagna con tutti gli alberi di limoni, no? Oppure sei di Sorrento, limoni di Sorrento. Vedete, 3 minuti del mio compleanno. Wow, che figata, Matti, sei nato il 1° di aprile, che figata. Hai visto il nuovo sistema dell'Inter, ti piace? L'ho visto, non mi è totalmente indifferente. Non ho proprio... Dai. Tony, come stai? La canzone di Nico Pandetto. Se vinco non faccio niente. No, se vinci godo. Tony, come si dona? C'è la S di Super Chat, puoi cliccare, scegliere l'importo col ditino avanti e indietro, scegli l'importo e poi fai acquisto in via. Tony, ma il comunista sta mangiando i bambini, penso, in questo momento. Sono proprio un pesce da rito, oppure se vino mangio la mozzarella con la Nutella. No, te prego, Dani, tu hai un futuro da youtuber, si pensa a sti cose, cioè veramente hai un futuro da youtuber, amico mio. Manca un minuto! Un minuto! Oh, abbiamo avuto altri 3 partecipanti dell'ultimo minuto. Siamo a 913 partecipanti. Olè. Se vinco, li dono a Tony Dubbo. Allora posso vincere tu. Tony, parti dal presupposto che 200k conviene il Rio 87, bevi, costa 3,50 più che sanno if. Perché no? Vado a vedere da quanto ti seguo un attimo. Olè. Tony, se vinco faccio un salto carpiato all'indietro. 20 secondi, quanto mancano?
No, a me da un minuto. Dai, allora mo faccio così, raga. Mo finisco a leggervi la chat e mi metto sulla schermata countdown, dai. Quindi eccolo qua, il contest sta per finire, il contesto sta per finire. Vediamo come andrà a finire, mancano 45 secondi. Scegli il tuo gioco, no, aspetta, John, anche. È brutto vedere la 75 euro qua sotto. Che è successo? Ah, l'hanno aggiornato già. Ok, l'ultimo minuto, non si può partecipare più, ovviamente. Quindi ho perso il countdown. Il countdown. Quindi adesso ma in questo momento stanno facendo l'estrazione. Voglio vedere. In questo momento qua stanno facendo l'estrazione. A mezzanotte. Ecco qua, sono i 52. Vediamo un attimo, aggiornando. Tra poco dovrebbe uscire il vincitore. Boom, mezzanotte, vediamo. Ci vuole qualche minuto. Non è proprio mezzanotte precisa. Sai, non è che spaccano il secondo. Vedete se io di qua nella pagina mia partner lo riesco a vedere. 914 partecipanti, ancora no, ancora non è estratto. Se vinco dono 1000 euro, bravo, vinci 100 per donarne 1000, è una bella idea. No, aspetta, io mi aspetto finché non esce, no, aspetto perché finché non esce. Ma aspetto finché non esce. No, ma dovevi cantarla, la conosci? Per i miei 1000 fedelissimi, hanno lasciato like, vedi, 1300 like. Poi stanno scopando, perché i 1000 fedelissimi di YouTube sono chiavettieri. Quindi lasciano like, però poi se non hanno chiamato. Su 900, proprio io ti pare. Perché? No, ancora no. No, ma tanto ci metteranno 1-2 minuti, raga. 1-2 minuti e estraggono. Credo. Non penso ci vogliono più di 4-5 minuti. Ho vinto, ma è vero, ancora non lo vedo io che c'ho la... Sì, eccolo qua, ha vinto, allora è uscito, eccolo qua, andiamo a vedere chi ha vinto. Allora, ha vinto Gamer 5A2549, questo profilo qui, eccolo qua, questo profilo qui, iscritto da marzo, dal 26 marzo 2020, famiglia, membro da più di 6 mesi, membro da più di 1 anno, comprato un gioco, ha invitato 10 persone a visitare, ha invitato 10 persone, grandissimo, grandissimo, grandissimo. Ha vinto lui una gift card da 50 euro, ora io non vi posso far vedere la cosa della partner, però io posso leggere pure la sua mail, si chiama Stanislav sto ragazzo, ci ha messo come nick. Si chiama Stanislav e ha vinto una gift card da 50 euro Xbox. Niente, nessuno in live ha vinto, ragazzi, siete 1000 partecipanti là, siamo in 300 spettatori, ci sta, se avete partecipato tutti saranno altri 700 fuori, quindi quello dura tutto il mese, voglio, quindi avete tutto il tempo per parteciparci la prossima volta. L'altro contest esce il 3, 4, 5 di aprile, 3, 4, 5 di aprile e poi scade a fine aprile, quindi aprile quando chiude il mese? Da 30? Sì, quindi scade il 30 aprile, capì? Dura tutto il mese. Oddio, sono proprio io, ma ti pare? Il sito mi ha regalato 2 euro a caso. Sì, lo fanno, spesso chi si è registrato velocemente, cioè chi si è registrato nuovo, Vi regalano dei crediti per farvi comprare qualcosa. Alessio, ci sta. Non montiamoci la testa. Cioè, noi volevamo un canale morente e ci siamo riusciti. Apri 7.5, appena aperto ho trovato Mendy Football. Vabbè, ma tu tieni puli, no. Torno, vado, sono passato a salutarti. Ciao Gianni Cotti, un bacione. Ciao bello. Raga, io vado pure io, ci vediamo domani, esce un video molto bello, ve lo consiglio di vedere,
È un video informativo dove parlo del momentum. Quindi, secondo me, è il video definitivo, lo chiamerei io. Se vi interessa, andatevelo a guardare, perché è molto figo. E se vi fa piacere. Domani esce sto video, poi venerdì ci vediamo, venerdì in live, come tutti i venerdì. E poi, vabbè, raga, questi sono gli appuntamenti, ok? Da YouTube è tutto, grazie mille per avermi fatto compagnia, per essere stati qui con me, per avermi seguito, e ci vediamo ragazzi domani col video e poi venerdì con la live. Seguitemi su Instagram se non lo fate, così domani vedete tutte le stronzate che faccio con Sciale su Instagram, ok? Buonanotte ragazzi, buonanotte!